Allora parto anch'io, ecco su questo computer, bene, 3, 2, 1, prova, oggi è 24 settembre 2018, vai! Allora, buongiorno a tutti e buonasera per, per gli italiani, eh, sia quelli in Italia sia quelli in tutto il mondo, sono Fabrizio Ciancio, come sapete bene, mi occupo della radio italiana in Florida, forse l'unica radio italiana in Florida che fa... Eh, cultura che, che dà informazioni e oggi siamo un'altra volta con Andrea Nato Castellani che è un esperto. Eh, correggimi se sbaglio, Andrea. No, esperto eh, no, grazie. Esperto no, mai, a me. Di esperienza, sì, esperto di esperienza, sicuro. Allora, una persona eh, umile ma con molta esperienza di leggi internazionali. Va bene così? <ride> va bene, okay. poi parliamo e discutiamo sulla parola persona, ma va bene lo stesso. Va bene, va bene. E comunque, eh, lui ha fatto una cosa veramente eh, incredibile che non mi sarei mai aspettato che nessuno facesse e sono contento che l'ha fatto perché lui è una persona veramente molto persistente, so che andrà avanti senza fermarsi davanti a nessun eh, ostacolo, però adesso lascio la parola a lui che spiega che cosa ha combinato eh, a fine agosto. Vai Andrea. Sì, eh, grazie Fabrizio. Allora, cosa ho combinato? Ho combinato una cosa semplicissima, eh, come ho già detto anche nel mio video eh, sul mio canale YouTube, che è aperto già da un paio d'anni. Anzi, dal 2015 più o meno, ehm, ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque al posto mio, ho semplicemente pagato il presunto debito dello Stato italiano o cosiddetto ovvero Repubblica Italiana, ovvero Repubblica of Italy, ovvero. Tutte le sue sottofiliali, quindi il debito pubblico di tutta quanta l'organizzazione all'interno della penisola italica che in questo momento governa questi territori. Esatto, e questo è una cosa che andrà ad impattare non soltanto ovviamente te, ma va a impattare tutte le persone che sono sul territorio italico o italiano. E poi, ecco, poi vorrei fare una, una precisazione. Andrea, vedete, è, è, è molto eh, esperto perché, anche di, per quanto riguarda le, le parole. Quindi, eh, correggi le parole se, se, se magari sbaglio qualche parola come persona. Io non volevo offenderti, però <ride> dimmi tu come ti devo chiamare. Essere eh, umano? Arriverai Fabrizio, allora. Eh, sì, premesso la cosa semplicissima. Eh, allora, a differenza di molti e di quelli che già mi seguono sul canale YouTube Ufficio Operativo Esseri Umani, che è un canale che ho visto ultimamente è arrivato quasi a mezzo milione di visite, parliamo di mezzo milione, quindi 500.000 visite su tutti i video che ho fatto e questo ringrazio tutti quanti che mi stanno sostenendo e stanno comunque aumentando e condividendo le informazioni in modo da renderle... Eh, per tutti quanti, anche per quelli che magari non sono dei, degli avvocati o non, non masticano termini giuridici, eh, diciamo che il termine persona nel mio caso non mi si addice perché, perché la persona è, tecnicamente ha un significato importante che vuol dire maschera, ma questo poi è una cosa che spiego anche nelle informazioni che, che tengo un po' in tutta la penisola, la penisola per far comprendere qual è l'inganno della cosiddetta cittadinanza italiana che viene data obbligatoriamente senza dare alcuna spiegazione in trasparenza a tutti i nascitori. Ecco, allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto riguarda eh, il concetto legato al, diciamo, eh, alla, al, al discorso del debito pubblico, si ricollega, cioè... Eh, si collega perché, perché intanto abbiamo e io l'ho definito presunto debito pubblico perché in realtà siamo tutti creditori, eh, ma questo perché? Perché non molti sanno che eh, questo debito pubblico intanto viene creato senza il consenso sui nascituri, quindi vengono create delle finzioni giuridiche cosiddette. Soggetto giuridico eh, che viene riconosciuto, viene creato sulla carta, quindi in maniera eh, diciamo eh, con, con vizi occulti, con una sorta di contratto tra virgolette, che è l'atto di nascita, e al quale poi vengono, partono tutta una serie di collegamenti, diciamo eh, in background oppure comunque dietro le quinte, da parte di. Non più uno Stato Italia, quindi quello vero sovrano. Ma ahimè, magari ci fosse, perché io sono, sono qui per difendere il vero Stato Italia, ma quello sovrano, ma bensì creato, eh, e questo ve lo dico perché è tra il 1932 e il 1933, quindi tra la prima e la seconda guerra mondiale, eh, di un'azienda. Cioè qui parliamo di un discorso commerciale e pertanto avendo creato questo debito pubblico tramite dei titoli finanziari che vanno all'interno di circuiti finanziari internazionali si creano i debiti tra l'altro anche riconosciuti perché tra l'altro sono anche cose pubblici perché per esempio noi abbiamo trovato questi titoli finanziari su, sui nascituri della penisola italica anche pubblicati a livello di, di regione Lombardia anche confermati a livello internazionale dalla stessa Security Exchange Commission che si trova in, in America quindi c'è tutta una serie di cose che adesso staremo quasi 8 o 2 3 giorni per spiegare questa cosa, ma ve la do in, piccole, diciamo, in piccoli semi di, di consapevolezza, io vi lancio dei semi e poi voi andateveli a studiare e a ricercare su internet, perché comunque sono, sono dati pubblici, eh, creando questo debito pubblico, eh, che cosa è successo? È successo che per quanto riguarda eh, il continuo da, da questi anni, da 1932-33 ad oggi, eh, si è creato questo presunto debito, che in realtà invece noi siamo dei creditori, non siamo dei debitori, anche io, come ex cittadino italiano che lo ero prima, ero un creditore senza saperlo. Ma in realtà, eh, con l'abitudine e la, con la consuetudine, noi siamo sempre eh, continuiamo a vivere eh, dalla nascita a oggi pagando, pagando, pagando tasse. Su che cosa? Su un presunto debito che non c'è. Perché? Il perché non c'è? Perché in realtà eh, il debito eh, dovrebbe nascere, se io dovessi parlare di politica, cosa che non ho intenzione di fare, ma magari ci certo. penserò e pondererò, perché non è il mio scopo fare politica, ma è quello di aiutare la gente, soprattutto i nativi del territorio italico, è quello di far comprendere che in realtà il debito dovrebbe essere eh, non subito emesso, ma deve essere già pagato all'istante. Cioè, facciamo un esempio, se io devo creare un ponte, ok, per il bene sociale, per il bene della popolazione, che cosa faccio? Dico, ok, mi costa, che ne so, un miliardo di dollari, un miliardo di lire, vecchie lire, un miliardo di euro, quello che è, perfetto. Allora io, Stato sovrano, cerco di essere sintetico e semplice, io, Stato sovrano Italia, non azienda, ma Stato sovrano stampo della moneta alla quale do un controvalore in oro o in risorse materiali, beni materiali che li tengo in un CAVO, la cosiddetta banca d'Italia che c'era prima del 1992 okay? li tengo lì, stampo della moneta e vado a creare e li metto in circolazione pagando chi deve fare questo ponte per il bene sociale okay? qui invece tu devi stampi un denaro non c'è controvalore e chi è questo controllore? Qui poi ci poniamo la domanda: non è che per caso sono i nascituri? E qui è un altro discorso ancora. Altro cioè, discorso. Tu vai a creare un denaro con un debito, lo stabile e poi magari chi ti è la garanzia eh, sono i famosi labor bond. Questo è un altro discorso da parte di nascituri. Bene, creando questo debito che continua sempre a inseguirsi, no? un po' come i tassi usurai, eh, l'anatocismo, cioè il debito su debito, devi pagare il debito del debito degli interessi. Degli avi, gli avi, ma scusa, intanto, primo, io devo pagare i debiti di tre generazioni fa, come quelli della guerra. Io non li voglio i debiti della guerra. Non l'ho fatta io la guerra, tanto per dare un esempio. Ma a prescindere da questo, facciamo finta che sia vero. Dico sempre facciamo finta che, come dice il buon Mauro Biglino, che mi piace quando lui traduce le Bibbie, facciamo finta che. Facciamo finta che, che il debito sia bene. Bene, facciamo sta premessa e mettiamola da parte. Allora io ho detto, ok. Dato che molti ragazzi hanno fatto un gran bel lavoro, perché non è merito mio, eh? vi ricordo che il merito è di tanti ragazzi, migliaia e migliaia di ragazzi, che ci sono dati da fare, hanno studiato. E io ho preso tutti i puzzle di queste consapevolezze, di queste conoscenze, ne ho fatto un puzzle importante e ho creato che cosa? Ho creato questo. Dopo, da, da inizio del 2017 ho creato questo. Questo è l'originale del pagamento del debito pubblico, ce l'avete solo davanti a voi. Adesso, questo è solo il fronte, c'è un riflesso. Scusate perché ho messo tutte le luci. Ok, sta di fatto che è fatto quindi: adesso, questa è una copia, così evitiamo il riflesso fronte e retro, fatto in un certo modo. E che cos'è quel foglio lì? Quel foglio lì è una creazione di. Denaro dal nulla, come hanno fatto le banche, con il quale ho pagato per contanti il debito pubblico italiano. Ma perché? Perché ho creato denaro dal nulla, l'ho versato all'interno del mio titolo che è stato creato alla mia nascita senza il mio consenso, il mio bond della nascita, di cui non so neanche che fine, dove sia, dove sia depositato, non ha importanza, non mi interessa, l'ho creato, l'ho versato là e ho dato disposizione tramite il Ministero Economia e Finanze eh, del Tesoro, il Dipartimento del Tesoro e il MEF, il Ministero Economia e Finanze, quindi due uffici ben precisi, e tramite la Banca d'Italia e la sua stessa tesoreria, perché sono due entità diverse, ricordiamo che la Banca d'Italia è una cosa e il Ministero dell'Economia e Finanze un'altra. Ok, ho creato denaro e l'ho mandato a, diciamo, la capostipite di chi dovrebbe gestire tutto il debito pubblico che è la Repubblica Italiana, quella famosa del cosiddetto sedicente Sergio Mattarella nel mio caso persona fisica è sedicente, ma io non l'ho mandato a Sergio Mattarella, io l'ho mandato alla veste funzione del Presidente della Repubblica, quello dello Stato vero che io dovrei avere a che fare, ma ahimè oggi non c'è, l'ho preso, l'ho mandato, e uno mi dirà: Ma Andrea, ma come hai fatto tu a creare il denaro da nulla? Perché la domanda è lecita, è, è, è normale. Bene, siccome questa cosa è già nata nei primi del 2017, la creazione di denaro da nulla da parte dei cosiddetti cittadini, che cosa è successo? Già, sa, io già sapevo, come lo sapevamo già in tanti, che. Eh, la Banca d'Italia appena è stata scoperta e non ha potuto dichiarare eh, e comunque mettere una pezza, un tappo su quello che era la creazione di denaro da nulla, quindi di moneta scritturale che fanno regolarmente le banche a livello di eh, come dire eh, di mutui, di finanziamenti che fanno regolarmente ai eh, cittadini ignari eh, che cosa è successo? Dopo che abbiamo scoperto tutto questo passaggio, la Banca d'Italia ha fatto che cosa? Si è dato un. Io lo. scusate il termine, magari sbaglio, una sorta di Carafiri. Perché? Perché intanto nella Commissione del Senato, che è stata una congiunta della Camera Senato, che è stata fatta il 17 gennaio del 2017, dove l'onorevole Alessio Mattia Villarosa della Commissione Finanze ha fatto delle domande, diciamo così, trabocchetto, diciamo domande alla Mike Buongiorno? Perfetto, diciamo delle domande alla Mike Buongiorno, dove eh, chi era dall'altra parte, in quel caso eh, il dottor Barbagallo, okay, al quale ha dovuto rispondere Gianluca Trequartrini della Banca d'Italia, la domanda è stata... Ma, indirettamente, non ve la dico tutta perché il discorso lo troverete anche nel video di YouTube che abbiamo conservato come prova forense eh, sia il video e sia l'email in risposta che è questa qua di tre pagine. Quindi questa è una prova forense che io conservo gelosamente come molti altri ragazzi, non più cittadini italiani, poi ve lo spiegherò il perché, anzi ricordatelo, no? ok? In cui il caro Gianluca Trequartini risponde all'onorevole Maria Rosa, eh, onorevole Villa Rosa. E, e in maniera molto semplice e esplicita conferma indirettamente che il denaro creato da nulla lo fanno tranquillamente le banche. Perché? Certo. Perché non c'è la legge che lo vieta. Quindi quando si dice, ma Andrea, ma tu hai creato denaro e pagato debito... Eh, debito, il presunto debito pubblico degli, degli italiani così eh, non hai violato la legge no perché non c'è la legge che lo vieta è diverso perché se facessero la legge dovrebbero sparire tutte le banche quindi due prove forensi la prima è il video della commissione finanze che tra l'altro nel pagamento del debito pubblico italiano è citato eh, con anche la prova forense perché vorrei vedere qualcuno anche un giudice che mi venga a dire se questo è falso, anzi mi deve confutare il contrario. È illegittimo o è illegale? Non c'è legge che lo vieta. Anzi, tra l'altro, il Tribunale di Bolzano, in un'ordinanza del 6 settembre 2016 che ha reso nel ruolo generale 216-2014, insieme al Tribunale di Cremona con l'ordinanza del 31 marzo 2017, l'RG 2144-2016 conferma quanto io sto dicendo che puoi creare il denaro da nulla perché non c'è la legge che di Ok, quindi facciamo, facciamo un piccolo riassunto magari per quelli che si sono, sono arrivati ultimamente. Allora, tu sei una persona, giusto per che sono un sei... attivo, correggiamo, facciamo una cosa, okay. non chiamare più persona, mi chiami un attivo. se vuoi. Anche... Va bene. Chiamami indigeno, mi piace di più. Va bene. Sono un indigeno nativo italiano. facciamo così. Va bene, tu sei Vai. un indigeno nativo eh, italico che hai, rifiuta, hai scoperto che c'è una certa truffa eh, che ha a che fare con l'atto di nascita e hai fatto tutte le tue carte per rifiutare quell'accordo che c'è e quindi sei diventato non più italiano. Io ho recusato la cittadinanza ecco. italiana come previsto dall'articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, tra l'altro nella versione inglese e non nella versione italiana perché c'è un errore di traduzione, e questa poi ve la spiegherò. Eh, io cosa vado? L'ho recusata. E in quel modo, non essendo più cittadino italiano, posso creare denaro dal mondo e quindi tu hai i tuoi, i tuoi strumenti e hai seguendo o anzi non, non seguendo le leggi diciamo senza andare contro nessuna legge nazionale internazionale hai creato dei soldi come fa la BCE come fanno le banche con lo, stesso, con lo stesso sistema più o meno esatto esatto anzi, hai, aspetta, che ti, hai... sento un riverbero, eh, ti sento un tuo un riverbero non so perché ok mi senti adesso sì, sì io ti sento bene Perfetto, io ho solo un piccolo riverbero tuo, ma non è un problema. Ok, volevo dire che io ho creato denaro da nulla perché, perché eh, praticamente dopo che l'ho fatto, eh, come ne abbiamo fatti altri per salvare dalla gente direttamente dal, dal suicidio, perché ci sono un sacco, un sacco di, di ragazzi che sono venuti da me, che ormai erano al limite, quindi per evitare che certa gente... Uomini e donne si levassero la vita perché non riuscivano a pagare le tasse, sono venute da me, e abbiamo anche pagato quei debiti presunti nei confronti di banche che hanno a loro volta fatto dal nulla. Quindi, come le banche hanno creato dal nulla i finanziamenti originali, noi dal nulla li abbiamo ripagati con la stessa <ride> moneta, Perfetto. quindi siamo anche in onore, non abbiamo violato le leggi. Tra l'altro, ci stiamo difendendo in tantissimi. Ecco, ma quello che ti volevo dire è che è una cosa importante che. Dimmi. Volevo farti notare che uh -huh. dopo che da gennaio 2017, grazie a molti, perché adesso io di alcuni non posso fare nome finché non mi danno consenso, eh, però un avvocato e un esperto anche a livello monetario, eh, molti sanno di chi sto parlando, eh, però io li accenno solo come figure. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto un certo tipo di lavoro. Io l'ho rivisitato nel, nella mia esperienza delle leggi sia di mare che di terra sia nelle leggi canoniche, sia nelle leggi dell'ammiragliato marittimo e anche eh, dal punto di vista di UCC quindi Uniform Commercial Code, quindi leggi di mare anche americane tramite eh, che si registra a Delaware o Washington tramite le leggi della Common Law tramite le leggi dell'Universa apposta union quindi con leggi di ammiragliato e tanto di eh, diciamo eh, ottimizzazione su tutte le leggi del pianeta Okay? l'ho rivisitata e ho creato questa okay? rispettando anche le leggi canoniche ora che cosa è successo la banca d'italia si è tirata chiamiamola così si è incartata scusate il termine perché perché ha creato una comunicazione eh, ve la faccio vedere è creazione di moneta scritturale dai partiti cittadini questa qua l'ha fatta verso mi pare giugno-luglio 2017 dovrebbe essere primi di luglio 2017 e che cosa ha scritto questa Tra l'altro questa comunicazione è già strana. Perché non è mai successo, io ho parlato con Gilta esperta che monitorizza la Banca d'Italia tutte le volte, non è mai successo che la Banca d'Italia facesse Già qui vi fa capire un sacco di cose. Nel sito ufficiale un singolare avviso pubblico bizzarro. Perché non c'è riportata né la data nella firma di qualcuno di questa comunicazione e addirittura ho un qualche riferimento di un qualche ufficio interno già questo vi fa capire la cosa strana e che cosa dice questa comunicazione che è creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini l'ho evidenziato in giallo cittadini ma io non sono cittadino <ride> quindi già da lì in poi non me ne frega più niente ma facciamo finta che sia vero faccio come Biglino Facciamo finta che io levo quella parola cittadini. Più avanti, sotto, che cosa fa la Banca d'Italia? Dice l'abusiva emissione di moneta elettronica eh, e l'abusiva prestazione di servizi pagamenti costituiscono un reato, premetto per i cittadini. Ma facciamo finta che anche con la parola cittadini non ci fosse, anche se per i, i nativi indigeni italici come me. Intanto. Io non ho fatto emissione di moneta elettronica. Quindi, in base, base all'articolo... Scusate un attimo, dobbiamo fare un attimo qua. Pavarin, chiudi un attimo la questione. Chiudi un attimo, se no si inseriscono un po' di ragazzi. Allora, mi senti Fabrizio? Sì, sì, ti sento, perfetto. Okay. In base all'articolo 131b, 631ter del testo unico bancario, io non ho violato nulla. Io non ho violato nulla di tutta sta roba qua. Anzi, è proprio per quello che ti dico: guarda che eh, io ho creato denaro, quindi non ho fatto emissione di moneta, che è ben diverso. Emettere moneta vuol dire emetterla perché qualcuno l'ha creato. Quindi io, io l'ho creata, non l'ho emessa, altrimenti farei la banca. E poi l'abusiva prestazione di servizio. Io non ho fatto un bonifico, non ho fatto un assegno. Io ho pagato per contanti. Come il Bitcoin, non so se mi sono spiegato. Quindi, cara la mia bella. Eh, banca d'Italia. Banca d'Italia, eh, che cosa. Ti sei tirata la zappa sui piedi? Ma sapete anche perché se l'ha tirata la zappa sui piedi? Perché già con una comunicazione di quel genere. Dico, ma intanto dobbiamo individuare una cosa. Il tuo potere. Caro, Banca d'Italia, tu hai un potere assunto, okay, da anni, cioè stiamo già contestando questo potere. Scusate, mi sono segnato tutta una serie di cose da dirvi. Se no mi... Intanto c'è una cosa che devo capire: quello strano, chiamiamolo così, divorzio tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia. Praticamente la Banca d'Italia ormai lavora direttamente con la BCE. Quindi. Chi è che difende gli interessi nazionali? Ditemelo voi. Perché abbiamo due strade diverse. Non solo. Ricordo che la Banca d'Italia era Banca d'Italia, poi è diventata Banca Italia con la KSPA dal 92-93. Ora, una Banca d'Italia che assume delle decisioni ed è completamente staccata dal Ministero del Tesoro. C'è qualcosa che non va e lo vediamo tranquillamente. Sapete dove? Intanto dal fatto che chi è che ha consegnato la sovranità monetaria da Banca Italia alla BCE? Ma le, queste consegne, chi, chi le ha fatte, chi le ha autorizzate? Qui c'è alto tradimento nei confronti dello Stato sovrano. Non c'è scritto da nessuna parte che la stessa, cioè la Banca d'Italia, fosse stata autorizzata a farlo se c'è qualcuno me lo faccia vedere perché io lo denuncio per l'altro tradimento nei confronti dello Stato Italia. Dello Stato Italia, italico sovrano, non di un'altra azienda. Io parlo di Stato sovrano, quello reale, quello vero, quello che voglio io, quello che mi aspettavo io ci fosse. Io lo voglio vedere. Altra cosa, l'articolo 1 della Costituzione italiana, dico sempre della vostra Costituzione e me perché prima era la mia, adesso è la vostra, recita che la sovranità appartiene al popolo. Ora, il popolo sì può dare delle istituzioni per amministrare, per amministrare ciò che è suo, quindi anche il denaro e la Banca d'Italia, quella del, prima del 92-93, ma tutto ciò che gli dà in amministrazione è suo, è del popolo e rimane del popolo. Quindi tu certo. non, pu, non puoi cedere quello che è del popolo alla, alla BCE. Chi cazzo ti autorizza? Scusate il termine, che poi a me mi partono. E poi mi incavolo, questa roba qua. Questo è alto tradimento nei confronti: non solo dei cittadini italiani ignari, ma proprio della sovranità completa italica, dove io e i miei avi. Mio padre lavorava, mio padre faceva la, eh, il cameriere, lavorava anche per prendere quattro lire. Mio nonno ha fatto la guerra. I miei hanno lasciato sangue per lo Stato italico sovrano e invece cosa vado a scoprire? Che l'hanno tradito, hanno tradito anche le mie generazioni. I miei hanno fatto atti eroici e io ne ho fatto un altro ancora: quello di pagare il debito pubblico presunto. Ma qualche dono ti ha risposto? Scusami, Andrea. qualche dono ti ha risposto? Non ah, okay. darò tutte le risposte. Certo. Ah, Un'altra cosa: aspetta, aspetta. E, e, chiunque poi ha delle domande può incominciare a scrivere qua sulla chat, così sia io che Andrea le leggiamo e possiamo rispondere, perché questo è, è proprio un faccia a faccia. Sì, allora faccio un po' il microfono, vedo che qualcuno, ma io devo urlare perché ho questo microfonino più di questo, non posso fare. Allora, quello che volevo dire è che la Banca d'Italia. Quindi chi amministra non ha il potere di cedere a sua volta l'amministrazione. Quindi in poche parole, la Banca d'Italia, quando prima faceva le care le monetine, con so scritto che la legge punisce gli spa, eh, i, i, chi, 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 chi diciamo, spacciava e duplicava monetariamente, esatto. Adesso non c'è più scritto. Poi c'era il cassiere, il governatore, c'erano le firme, bello preciso. Adesso c'è una sigla che non si sa chi cazzo è, non c'è neanche il titolo e c'è il copyright. Oh. Allora io mi faccio i buoni. che ne so, prendiamo i buoni da McDonald's, dico McDonald's per dire se Luca quello cazzo che volete. Voi, vi prendete i buoni di, una, di un supermercato, li facciamo circolare in tutta la penisola e gli diamo valore, è la stessa cosa, hanno sempre il copyright, ma di che cosa stiamo parlando? Scusate, poi a me mi partono anche un po' di parolacce, me le dovete concedere perché ho troppo incazzatura addosso e tutta energia che devo buttare via. Lo so, mi dicono Andrea: c'è di essere tranquillo guadagni tanti punti io per ora non li voglio più guadagnare i punti mi sono rotto i coglioni, scusatemi ne ho le palle piene, sono proprio stufo, perché sono stufo di vedere un sacco di cose, adesso finiamo questa cosa qua che vi dico, altra cosa vi ho appena detto che la Banca d'Italia non, non poteva avere l'autorizzazione a cedere alla BCE quindi non c'è scritto da nessuna parte che era autorizzata a farlo non solo, si è cambiata da Banca Italia 1992, a Banca Italia SPA con la K nel 1993 e già lì, segnatevelo a questo punto che vi devo dire un'altra cosa su questa cosa. Allora, già che questa cosa è una materia molto grave, cioè il fatto che la Banca d'Italia sia incartata, perché? Perché l'attività che dovrebbe fare la banca ordinaria è quella di prestare del denaro. E tale attività però è ingannevole, perché? Perché prestare denaro, cosa vuol dire la parola prestare denaro? Vuol dire che tu hai del denaro e lo presti. Ok, ma se tu presti denaro e le banche non ce l'hanno e, e fanno, cosa fanno? Prestano dal nulla, non hanno nulla. Ecco la creazione del denaro della moneta scritturale: dal nulla. cioè tu arrivi, vai in banca e dico: Ok, voglio un mutuo, perfetto, voglio comprare la casa, perfetto. Quanto hai bisogno? 100.000. Fanno le loro indagini, quattro cose, ta, 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 clic, ti mettono nel conto. Scusa, e da dove l'hai preso quei soldi? Dov'è il controvalore? Come hai fatto ad averli? Ok. Per prestare si dovrebbe prima avere, certo, la, la banca non presta denaro proprio né quello dei depositanti, perché loro ci giocano su sta cosa. Loro direbbero: sì, ma noi usiamo il denaro di quelli che ce l'hanno depositato, quindi presta quello che ha. Dimostramolo, ma accendiamo anche a questo punto. Ogni erogazione di finanziamento, prestito e mutuo. La banca commerciale crea letteralmente denaro da nulla. Ma proprio ok. E io sono disposto, e l'ho già fatto in vari procedimenti, anche davanti alla giustizia, in molti procedimenti nei confronti di chi vuole portare via le case e quant'altro in cui vado a chiedere la nomina di un CTO, di un tecnico d'ufficio, che vada a verificare quanto io ti affermo fino a prova contraria. Ora, questo denaro che viene creato da nulla si chiama euro scritturale, che non è creato né dalla Banca d'Italia o dalla BCE, perché quelle due parlano di euro legale, non di euro scritturale, sono due cose ben diverse. Quindi questo avviso pubblico, mi ci pulisco il naso per non dire qualcosa d'altro, tra non è firmato, non, è, non si sa l'ufficio, ma di che cosa stiamo parlando? Scusate se tengo sto microfonino così. Ora, stando alle parole che ha scritto la Banca d'Italia, che adesso ve le vado a prendere, perché l'hanno scritto loro, non l'ho scritto io, io ti osservo, sono un osservatore, come da direttiva ARES dell'ONU. E sono anche un ispettore ONU, come lo siete tutti e non lo sapete questo è interessante, poi ci spieghi eh, eh, ci arriverò, ci avremo ore e ore da fare queste cose allora, la questione è come scritto nello stesso avviso pubblico della Banca d'Italia, sulla base della normativa internazionale e nazionale l'unica forma di moneta legale ossia dotata di potere distinguere distinguere le obbligazioni in denaro è la moneta emessa dalla Banca Centrale Romea. va bene sono d'accordo, perfettamente. Parliamo di euro legale, non di euro scritturale, sono due cose diverse. Scusa, cara Banca d'Italia, ci hai provato a mettere un tappo, una toppa in questa cosa qua, ma questa toppa non gli è funzionata come doveva. Non so se mi sono spiegato, perché stando alle loro parole della stessa Banca Italia con la K tutto il denaro scritturale, cioè il 98% del denaro in circolazione, quindi escluse le banconote che sono create dalla BCE, non è moneta legale e quindi non è dotata del potere di distinguere l'obbligazione in denaro. Non so se mi sono spiegato. Quindi io vado, prendo un mutuo, mi danno dei soldi che non sono legali e li restituisco con soldi legali. Non solo, in Ma... realtà quello che tu fai è che diventi schiavo ora certo. quando hai capito che loro te l'hanno dato in nuovo allora io ti ridono la stessa identica moneta l'hai fatto aeroscriturale e io ti ridono l'aeroscriturale ora siccome tutto il debito pubblico la maggior parte il 98% è fatto così e tra l'altro è sempre interesse allora abbiamo pagato la... facciamo anche noi la stessa cosa non solo la banca d'Italia tra l'altro ricordo che c'è un anonimo redattore di questa comunicazione della banca d'Italia è anonimo già di per sé è illegale e legittimo certo allora, se questo anonimo redattore, chiamiamolo così, pensava di mettere una toppa alla situazione, invece ha scritto che il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale. Termine con il quale si indica l'insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e da altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento, assegni, bonifici e debiti. Cioè, oltre a farsi la toppa, si è anche fatto Carachiri scrivendo queste cavolate qua. Cioè, Perché... Allora, io non parlo, come ho detto prima, di emissione e di prestazioni di servizi, ma abbiamo fatto creazioni e pagamento. Quindi, se questa comunicazione, anche questo anonimo, pensava di risolvere la cosa, si è tirato lì, perché ha affermato e ha confermato l'inciuccio bancario che hanno fatto per anni. Quindi ha detto esattamente quello che diciamo anche noi: cioè la verità, solo che non poteva dire no, tu non puoi fare l'euro scritturale, non puoi crearlo. In realtà ti sei contraddetto, hai detto. Che per il tuo eh, testo unico bancario non puoi creare emissioni di monete, non puoi fare prestazioni. Ma qui nessuno ha fatto di questo, ha fatto invece creazione e pagamento per contanti. E nel caso dell'euro scritturale abbiamo creato dal nulla come l'hai fatto tu, senza avere dei fondi in controvalore. Noi abbiamo un controvalore, cioè quello dei nostri bond alla nascita, ma le banche che dovrebbero avere i soldi versati da parte degli, dei, dei suoi clienti non ce li hanno. Anzi, con quel poco va a creare dei volumi esagerati. Adesso però cerco di essere più sintetico per non entrare troppo nel dettaglio tecnico. La sì. toppa peggiore, comunque, qual è? È che si è aperta. chiamiamola una voragine. Va bene, infatti. Se fosse vero che la legge disciplina la prestazione dei servizi di pagamento, è pur vero che i cittadini si sono creati la moneta scritturale e non hanno, come ho detto prima, fatto nessun servizio di pagamento. Servizio di pagamento! Ma hanno fatto un pagamento per contanti. Ah, ma hanno solo creato moneta. Ed è quello che ho fatto io come abbiamo fatto in molti. Ma parliamo non di cittadini italiani perché il cittadino italiano per fare una cosa di questo genere ha bisogno di una, un legale rappresentante e ha bisogno di qualcuno con gli attributi così ora chi è fuori dal sistema come i trasti legali rappresentanti i sovrani o comunque gente che è uscita e arrivato a livelli anche di consapevolezza superiore le cose sono completamente diverse quindi in base alla tua scelta tu lo fai io ho fatto un gesto per alto scopo umanitario perché non c'è nessuno scopo di lucro questa è una cosa importante per alto scopo umanitario ho creato questa cosa ho fatto il mio atto spero che rimanga storico per sempre io Voglio solo il bene del mio paese e, della, e dei miei compaesani, della popolazione. E di altre cose, non è che avrei da dire se non il fatto che, nonostante quello che vi ho appena detto, e vado a prendere un attimo le sentenze, e quello che vi ho già detto prima, ok? È arrivata, come io ho già comunicato a molti, quindi questo è il pagamento. Questo... L'hai fatto il 28 di agosto. Giusto. Allora, questo è stato fatto da me il 28 agosto 18. Ok. L'anno 18, poi ve lo spiego il perché dell'anno 18 e non dico più 2018 anno dopo. Eh, ed è, fa 5 funzioni. 1 è una notifica di cortesia. Due, è un affidavito, un'affermazione di verità giurata. Tre, è un atto notorio. 4 è un'istanza di accesso al mio bond finanziario internazionale che non so dove l'hanno nascosto a livello in tutto il pianeta, in tutte le borse, non so dove è finito. Ed è una disposizione di accredito, di pagamento a saldo per contatti, quindi cinque funzioni, come il numero della giustizia, 5, Per alto scopo umanitario ho pagato, l'importo è qua, non se si vede non lo so, comunque sono... No, fatto. non si legge. Vabbè, legge. 2.323 miliardi e 282 milioni di euro. Ma ha detto qualcuno ragazzo che mancano 4.000 euro, vabbè. Faremo in modo di fare arrivare qualche bonifico di un euro a testa. Se siamo in 4.000, gli mandiamo il saldo finale. Quindi, dal 28 agosto ratificato verso il, subito dopo era, aspetta, guarda la data: 31 agosto 2018, ratificato con eh, data internazionale, è, è chiuso il debito, è finito. E qualche duno ti ha risposto? Eccola qua. Ma non a me. A Perché a me non hanno risposto, quindi per me eh, è pagato e c'è scritto eh? a livello internazionale. È pagato se non se non confuti niente. È pagato e quanto deve passare per essere pagato? No, Una giorni. settimana, due, due, no, giorni. due giorni dalla ricezione. che ho pagato e contanti. Non è un assegno, non è niente. Due giorni da ricevimento della PEC perché non viene mandato in originale ma solo con moneta digitale quindi con la PEC viene utilizzata la PEC. visto che a noi in Italia Berlusconi ha inventato questa cosa fantastica con cui siamo gli unici scusate termine tra virgolette coglioni che abbiamo la PEC vabbè usiamola siamo un po sono un ignorante perfetto userò lo strumento da ignorante Beh, in America è legale l'email normale lo serve con la PEC, esatto. sì. In America è legale al normale, basta fare lettura ricevuta di ritorno, anche solo lettura ricevuta, no, qua si devono emmenti vale. ma lasciamo perdere questa cosa <ride> facciamo finta che sia vero, diciamo sempre facciamo finta che sia vero, perché io non sono un avvocato, io sono. Casomai potete dirmi oggi un Yuri Consulto, cioè, ma veramente con la mia preparazione, perché mi sono messo a studiare, ho fatto anche un dottorato in farmacologia, ho fatto un sacco di cose. Ma sta che il fatto che questa cosa è importante allora. Io ho pagato, ho mandato le mie pet, l'ho mandato alla Repubblica, perché? Perché non potevo elencare tutti i codici fiscali del debito pubblico, come tutte le banche del debito pubblico, ma ho dovuto mandarlo a, si chiama Headquarters, quindi non alla filiale ma al capocentro, che è la Repubblica italiana, quella con la U, dove c'è nella veste e funzione del Presidente della Repubblica, sempre che sia quello vero, perché quello è legittimo, e tra l'altro per me è sconosciuto il sedicente, il cosiddetto Sergio Mattarella Persona giuridica, quindi nome e cognome alternato, ma questa è un'altra cosa ancora. Bene, l'ho mandato, ma non hanno risposto ai ragazzi in tutta la penisola che hanno ratificato, cioè hanno riconfermato il pagamento scritturale con la PEC, l'hanno fatta tutti. Perché io attualmente questa cosa qua purtroppo non la posso ancora divulgare per un semplice motivo perché in mani sbagliate di gente inconsapevole può creare dei danni a loro, non a me o agli altri, a loro e la cosa mi dispiacerebbe alquanto, quindi devo evitare che qualcuno si faccia male, ma per il fatto che non è consapevole, non conosce come funziona lo strumento. È come dare un Lamborghini a un appena patentato, tu gli dai un Ferrari, no, gli fai fare degli scalini per, per guidare una macchina ad alta velocità. Allora fatto questo, tutti i ragazzi che mi conoscono e sanno già come funziona lo strumento e sanno benissimo tutto il loro ciclo di funzionamento, hanno ratificato la stessa cosa che ho fatto io, cioè hanno riconfermato il pagamento, ma in tanti quindi è come una notifica che poi viene ratificata a livello di penisola. A una ragazza, dico ragazza anche se c'è una certa età, il Dipartimento del Tesoro ha risposto qua. Oh wow! lunedì 17 settembre 2018 alle ore 16:17 ve la leggo, adesso non so se si legge, però intanto ve la leggo. Legge. La PEC così pervenuta alla casella post di posta elettronica del Dipartimento del Tesoro non può essere trattata, già il non mi piace davanti, non può essere trattata per mancanza di elementi necessari all'assegnazione. Quali? punto. Aspetta, no, punto. <ride> Poi ciò non esclude che agli altri indirizzi destinatari possono avere gli elementi necessari alla trattazione. Di che cosa stiamo parlando? Ma perché a me non mi rispondi? E i ragazzi che vai gli scrivi fantastico. Ah, ho trovato il tappo? Ho allargato il buco? C'è una voragine. Aspetta. è una voragine gli è arrivato come un boomerang ora io non ho non fatto... l'hanno accettato però no, aspe... no 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 te la rileggo eh. non può essere trattata per mancanza degli elementi necessari all'assegnazione probabilmente del loro protocollo non, non avevano il numero di protocollo non potevano assegnare non lo so quello che è allora, di che cosa stiamo parlando qua? Non ho capito. Va bene, no, ci, sarebbe... Vai, 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 dimmi, ci, dimmi. ci sarebbe una domanda da, da parte eh, di una persona che è qua presente, che adesso gli apro il microfono, eh, Glauco. Chi è? Glauco Benigni. Eh, io, no, devi aprirlo te, eh, Glauco. Eccolo. Glauco, apriamo? Temi. Ecco. No, aspetta. Vai, vai. bravo. Vai. Glauco. Vai ci sei. Non ti sentiamo. Devi selezionare il microfono. No, 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 niente proprio si sente. Vediamo. Glauco. Niente. Devi... Devi dare un attimo di pausa. Vediamo un attimo una cosa. Devi... Devi così tanto che attivi il microfono. Sì, eh. seleziona il microfono, Glauco. Dimmi dimmi allora, Andrea. Fa... Allora, facciamo una cosa, Fabrizio. Finisco un attimo questo discorso. qua Sì, quindi non dicono che, dicono che non la possono trattare perché manca qualche cosa. Ma, ma il non dicono che cosa. Tesoro, no, 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 no. Il Dipartimento di tesoro dice che non può trattare per mancanza di un elemento necessario all'assegnazione. Magari è una cazzata, magari vuole che si scriva che ne so il nome e il cognome in alternato, magari vuole un protocollo. Sono stupidaggini, sono eh, luci per le allodole quando vai a caccia. E quando poi dici in fondo ciò non esclude che gli altri indirizzi di possano avere gli elementi di sala, la trattazione vuol dire no, guarda, intanto già così è confermato che l'hai ricevuta e già io certo. sono contento. Secondo, che dici io me ne lavo le mani, oh, come te ne lavo le mani? Qui non te ne devi lavare le mani, qui ti devi assumere le responsabilità. qua noi dobbiamo salvare la gente. Dalle morti, dai suicidi, dalle scie chimiche. Lo sapete che la NASA ha confermato che spruzzano il litio? Sì, vabbè, ma quello quello è un altro discorso. Eh, ma e io so... voglio salvare tutti, non ce n'è. <ride> no, no, no. no ma... Viene. Allora, so, so. proprio... finiamo questo, scusa, se no vado fuori. Esatto, eh, esatto. Stiamo, stiamo tranquilli fuori. e guardiamo quello Guardi che c'è. E continuare un'altra cosa. Esatto. Sempre. Allora, con questa premessa, quando hai capito? L'inganno delle banche hai capito come aiutare la gente che si ammazza per lavorare. Gli agricoltori, gli allevatori, gli impiegati, i dipendenti, gli operai. Eh, di cosa stiamo Beh, parlando? adesso senza debito pubblico, come minimo, risparmiamo, mi sembra, 80 miliardi all'anno di interessi, solo che paghiamo. Tanto Guarda, già... io, io, io sono già contento di avere solo casa mia con le mie piantine di frutta i miei alberelli il mio piccolo orto sono a posto a me di tutto il resto non me ne frega niente purché la gente viva bene certo ok capisci, capisci che uh, non so come dire uh, beh ma lo che sappiamo fa... che però le banche eh, eh, non stanno facendo le cose reali i loro bilanci eh, sono falsi eh, non seguono le normative questo allora... lo sappiamo il problema è che continuano Andiamo davanti alla giustizia. Ci sarà prima o poi qualcuno in giustizia in onore, pulito e non corrotto. Ora ti sentiamo Glauco. È arrivato? Sì, è arrivato. Sì. Allora, buonasera signori e signore. Dunque, buonasera a te Glauco. Glauco, da dove chiami? Salve Andrea, io sono a Roma. Fai e... un minimo di presentazione Glauco. E tu dove sei invece perché io ho perso i primi cinque minuti e No, vabbè, di dove sono io non è importanza, sempre di questo pianeta Terra. No, 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 dove sei? No, di dove sei? Dove? dove sono? Adesso sono nel mio ufficio. Non è che... Dimmi tu Glauco, di dove sei? Dove, dove vivi? Sta... Come ti chiamano? Glauco e dopo dove sta il tuo ufficio scritto? Dove sta il tuo ufficio? Beh, il mio ufficio sta dove abito io, vicino a Casale Monferrato. Ah, ecco, pensavo Casale che tu stessi fuori dall'Italia. Sei in Italia? Eh, cioè, no, io non sono in Italia, io sono nella penisola italica, è diverso. Vabbè, d'accordo. No, non è d'accordo, è un disaccordo. Io vabbè, sono vabbè, vabbè. nella penisola italica e così comprendi anche qual è la differenza. No. Eh, la comprenderai ti auguro di vederla più presto. E vabbè, perché fare. lui non ha altre informazioni. Intendiamo sì, le cose. Blauco. Cosa Senti. fai tu e qual è la tua domanda? Io faccio il giornalista da tanti anni. Poi con Fabrizio ci conosciamo perché abbiamo fatto parte della stessa associazione, anzi, forse ne facciamo ancora parte. Sì. Poi io ho intervistato Marco Sabba, parlo con Marco Sabba. Parlo con un sacco di gente. Però, sì. sinceramente, Andrea, io so è mezz'ora che ti sto a sentire, non ho capito niente. E eh, vabbè, può succedere. Eh, ma da chi dipende, però. Perché ma io... Guarda, sicuramente io ho la, ho la mia consapevolezza la mia preparazione tecnica. A livello di dati allora, tecnici, ormai no, li ho visionati ma, tutti. Ma tu vuoi farti capire o vuoi fare una cosa? No, no, io mi sono già fatto capire bene, anzi, se vuoi te la faccio ancora più semplice, perché. Magari, più... magari. Guarda, è semplicissimo. Però allora, me... l'essere umano, guarda te la dico in due parole, senti, questo è un faccia a faccia non è un comizio, no, no, tranquillo, ma... tranquillo, tranquillo eh, guarda, allora, secondo me, me tanto io vorrei capire chi c'è, chi è lu 4, Natale Spinella, Maria Luisa, perché... Vabbè, solito... qui non è che è da fare i nomi, sono senta? ragazzi, ognuno boh, vuole... Voglio so. capire, no, posso, posso capire, cioè, non capire, oh, eh, Andrea, sta calmo, eh. Ti prego, ah, beh, ti stai... io, sono, io sono trasparente. Ti dico, eh, vabbè, che... ho capito che sei trasparente, eh, ti sto, eh, non sto chiedendo niente di strano. Non eh, so chi c'è, non so quanti. Però scusa, eh, io, io sono molto tecnico. Se tu mi fai una domanda, io ti faccio una risposta. Quindi tu mi hai detto, non ho capito niente, e io ti rispondo semplicemente, ok. Allora, non hai capito niente, io ti sto rispondendo in maniera semplice. Allora, il pagamento di euro scritturale fatto da un essere umano fuori dal sistema che va in curatela di un legale rappresentante dentro nel sistema e viene presentato tramite un soggetto giuridico che è una finzione giuridica del tuo cosiddetto uomo di paglia Punto. e con quel sistema in cinque azioni dirette su un pezzo di carta digitalizzato tu puoi pagare qualsiasi cosa Adesso, qua. mi fa molto piacere guarda io non vedo l'ora di, di diventare operativo in questa area, già con Marco abbiamo ma io conosco bene Marco, lo so, hai non citato, lo so che lo. Ma con... Io per una questione di privacy, Fefi, che Vabbè, non mi ma che questione di privacy? privacy, qua stai dicendo delle bombe atomiche, poi adesso. Eh, ma io, no, mi hanno eh, chiesto di privacy, dai, ma, su, uh, no, no, di... ma io non le faccio perché se nessuno mi dà il consiglio, io, io posso nominare. Va diciamo, bene, va non bene. bene le vai, poi va. se. Tu lo vuoi nominare, lo nomini tu. Vabbè. Io siccome ho avuto già un faccia a faccia con lui purtroppo era solo in monodirezionale la sua comunicazione, io non ho altro da dire. Ma io questo, gli ho dato merito. È uguale, eh? Andrea, questo è uguale, eh? no. la tua è una comunicazione. No, no, ma ti faccio parlare. Te lo posso assicurare io che va bene. Sai che ho ragazzi... no, non no, fare manipolazioni. Però torniamo al dunque, adesso sì. Cioè, Fammi la domanda e io ti rispondo. Eh, la, la, domanda, la, domanda, la domanda è: io vorrei, intanto mh, mh, ho perso l'introduzione, cioè mi sento arrivato in corso d'opera, in mezzo eh. a, Allora, la domanda, io vorrei capire una cosa, intanto. Se, la prima cosa che voglio capire è Dimmi. da quanti anni va avanti questa storia che tu ci stai raccontando? Aspetta un attimo. Mm. Facciamo, senso, se, vuoi, se vuoi, facciamo una domanda e una risposta così la chiudiamo subito. Qual Vuoi fare un elenco? Beh, no, volevo fare due o tre domande, ma va bene. Sì, dammi tempo di risponderti subito perché io sono in temporale. Allora, ma vorrei circoscrivere, non da quanto tempo va avanti nella scala mondiale, vorrei capire qual è l'inizio, il debutto di questa storia sul territorio in Italia. In Italia, che, insomma, in Italia. vuoi la scrive? risposta? Posso? Trego. Allora, giustamente come l'hai citato tu da quando eh, questi signori quindi questo esperto in moneta più un avvocato di cui io ancora non faccio il nome se vuoi li fai tu No, 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 da quanto, crea... avanti, da quanto tempo va avanti l'emissione di euro scritturale o mm -hmm. da quanto tempo va avanti il fatto che si stampa Vuoi, vuoi la mia risposta o vuoi che nomi... chiamiamo un giudice e nominiamo un CTU un tecnico di ufficio presso quasi tutti i tribunali della oh, penizione e ti do allora, le motivazioni. Dai, dai, dai. No, no, ma te lo dico anche, io, io li ho i dati: non si scappa. Io ti posso far sì che eh, metterò in crisi tutti i giudici di tutti i tribunali perché inizierò a chiedere semplicemente la nomina di un CTU che vada a verificare, intanto, l'illegittimo prestito in Italia di denaro creato con un click che A mio avviso, è dal 2000 dal 1992 1993 1993, ah, quindi dal 92 93, certo, l'altra La domanda, domanda è, Dai. in occasione di quale diciamo, evento storico è potuta debuttare una pratica del genere. Guarda, se tu io cerco di mettere ordine, non è che eh, ma guarda, che io lo so perché tu vuoi mettere ordine, ma eh, siccome io conosco e bene. Capito. Chi vuole sapere, sai quanta gente vuole sapere un sacco di cose. Tranquillo, nel momento in cui nomineremo, quanti sono le, i tribunali e le procure in tutta Italia? 140, 150 mi pare. Perfetto. E ne, qua, ti dico già che avrai la tua risposta nel momento in cui manderemo 140, 150 richieste in 150, in, in altrettanti procedimenti civili nei confronti delle banche, presso, davanti a dei giudici in cui chiederemo la nomina di, di CTU, di ufficio. Alla fine di verificare il denaro prestato, quindi l'illegittimo prestino in Italia di denaro creato con un click anziché raccolto dal pubblico. Eh, e ma... lì troverai la tua risposta. No, Nel caso risposta, della però, banca... Lo sai, lo sai eh, Scusa, come lo so? Io lo so, ma eh, cioè, tu, mi, io e te non ci conosciamo. Però ti dico già quali sono le richieste nel caso no, la banca non fosse in grado pubblico, di dimostrare no. eh, sarà, sarà un, 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 un dato pubblico no, no, scusate mi è arrivato un due. messaggio di... aspetta un attimo se mi... allora ne... primo, quindi andiamo a chiedere la nomina di un CTU presso i tribunali chiedendo a riguardo dell'illegittimo prestito in Italia di denaro creato con un click anziché raccolto tra il pubblico, primo nel caso della banca non fosse in grado di dimostrare la diminuzione della sua cassa riserva alla data dell'erogazione del prestito. Ed Ma non mi vuoi far capire niente? conseguenza in questo modo di Andrea, mostrare... sei bravo, Andrea. non mi vuoi far capire niente. Eh no, ti cioè, tu stai facendo, facendo del tutto per non farmi capire niente. Eh no, allora, allora io prendo... prendo... Vabbè, non calma, mi vuoi calma. capire niente. T Ho fatto allora, una domanda semplice, Grauco. Molto grauco. semplice. Ma, che, ma Fabrizio ma scusa eh. ho capito, ho capito perché... faccia a faccia uno gli fa una domanda gli dà una risposta se okay. continua a dire delle cose che io non capisco, non e io capisco che colpa ne ho scusa ma la chiudo me ne vado che... no ma una... Paolo, scusami eh, ma perché io ne ho colpa che tu non capisci siamo, siamo, siamo ma qua certo. per capire anche, ma anche è lui... colpa mia assolutamente allora anche ma io tu eh... chi hai chiamato hai detto io, io rispondo alle vostre domande la domanda Gioca. è sì. io, io mi sono chiedendo chi ha cominciato? E tu mi dici, lo saprai quando io chiamerò in causa 140 procure. Ma scusate, ti... le banche, non è che la risposta è Ma semplice? Ma no? Cioè, ti lo sai, banche, dimmi che ha cominciato. Glauco, stai Dai, calmo, banche, anche te. Glauco. Andrea, allora, Ma... mi sembra che tu avevi risposto 92-93. E quindi eh, Glauco dico, voleva dico, sapere dico, che era dico, successo, successo all'epoca. Io quindi, voglio solo che lui risponda a cinque domande okay. molto semplici. No, quando, allora vale. dove, come, chi e perché. E poi almeno comincio a capire qualcosa perché allora finora, io non capisco allora, niente so. e vorrei chiedere agli altri se stanno capendo oh. e se hanno bisogno di un chiarimento. Io capisco perfettamente, eh, oh, Leonardo, benissimo. Là, puoi sì, io capisco perfettamente, no? Ah, ci vuole troppo tempo perché non sei in grado di farlo. Semplicemente ascolta e basta. Non devi fare domande, devi ascoltare. E no, è venuto qui Leonardo, siamo, siamo, siamo qua allora, per capire. Non conosco neanche domani. chi è Leonardo, quindi abbi pazienza. Io non, non conosco neanche chi, chi è in linea. Io, io sto dicendo: Leonardo, io lo Se conosco. Mi domanda? Eh, sì. allora, io, calco, io, calco, io mi sono occupato un po' di Popolo Unico, parla, eccetera. Conosco un po' lui il il Codice marittimo, eccetera, eccetera. Quindi, io no è, è abbastanza complesso. Quindi, dovresti almeno informarti, ma non è che puoi bombardare di domande. A bombardare, ho fatto due domande bombardare. Sì, ma la risposta che tu vuoi, detto quando è cominciato e chi ha cominciato. Basta. Allora, almeno allora, stu... okay. okay. ti sto rispondendo. Guarda, allora tu mi in okay. calma. Per Beh. il discorso dell'euro scritturale, chi ha iniziato? Allora io ti sto dicendo, dal 92-93 al è iniziato. In realtà, in realtà, è iniziato già molto tempo prima. Se vuoi 81. possiamo anche andare agli albori. In Italia! Da quando gli hanno create le banche, se vuoi. Da quando è stato creato il sistema della moneta. Ma c'è un sacco di documentazione a tua disposizione. Staremmo quasi 8-16 ore solo a parlare di questa risposta. Cioè la, mo la moneta sott... scritturale, fammi capire eh, Andrea, la moneta... Scritturale è incominciato a essere creata da quando esisteva allora, le... no all'inizio c'era presumo... il collegamento con loro, no. Allora io ti dico: in base a dati tecnici che si sono scoperti, si sono stati trovati, si è già arrivati più o meno tra il 92 e il 93, in cui si va a chiedere il perché. Ecco perché diciamo cara giustizia, fatti sotto con i tuoi procuratori, con i giudici, a nominare dei CTU tecnici che ti daranno un sacco di. Di, diciamo di relazioni. Me, e lì ci vorrebbe un'investigazione, va bene, esatto, ci vuole anche dei fondi e quant'altro spese. Ma sta di fatto che la domanda è questa: per avere una risposta bisogna fare una dichiarazione fino a prova contraria: cioè io dichiaro una cosa e tu mi devi dimostrare il contrario. Quindi. Io ti dichiaro che se la banca non è in grado di dimostrare la diminuzione della sua cassa riserva alla data di erogazione di un prestito. Ed essendo di conseguenza in questo modo dimostrato l'illegittimo prestito fatto in Italia di denaro creato dal 93 con un clic elettronico, magari da un altro paese al di fuori della penisola, al di fuori dell'Europa, dell magari come non so se lo, lo sapete ultimamente, eh, Trump sta cercando di eh, risovranazionalizzare. Scusate il termine, non saprei se fosse corretto. La Federal Reserve Bank. Quindi che cosa sta facendo? Sta cercando di riprendere la, la sua banca. Però, no, sta per... sta sta, ha fatto una legge, non so se è passata Dic dico, questa legge qua. Non lo so se è andata a buon fine, so che ci stanno. Esatto, per, a... per poter nominare la maggioranza dei, dei, dei dirigenti, di quelli che decidono. E Vabbè. quindi praticamente si riprende in mano pubblicamente la, digital, la, sì, dico, la allora, Federal Reserve. Allora, voi sapete benissimo che ci sono quattro punti fondamentali di quelli che fanno circolare dei, dei valori, li chiamo valori possiamo fare monete, valute scegliete quello che meglio, li chiamo valori 4, Federal Reserve Banca BCE BIS, Bank International Statement e Fondo Monetario Internazionale queste sono i quattro, le quattro eh, pedine fondamentali che fanno... esatto, le quali le quali riceveranno da qualcuno presumo, facciamo finta che sia vero Magari da un clic da qualcuno a monte a riceveranno del denaro elettronico scritturale che poi lo trovano. Ma, ma la BCE non è lei, che... è, ma è una mia chi è un Dio, chi è. È no, una sua supposizione, ha detto una sua supposizione. Facciamo finta che sia vero. Chiediamo delle investigazioni tecniche, chiediamo dei CTU regolarmente, facciamolo alle procure che dovrebbero rappresentare lo Stato. Ma Andrea non ha la risposta, non sa. Dice loro: Sicuramente lo mandano poi alle banche, alle diciamo, banche sociali, perché queste sono extra. Extra -nazionali. Poi ci sono nazionali come la Banca d'Italia, che poi dal 93 è diventata Banca Italia, SPA. Poi c'è la Banca d'Inghilterra, la Banca della Grecia, quella di Spagna e via via. E poi all'interno delle banche nazionali, quelle sotto, quindi eh, Unicredit, eh, Intesa San Paolo, Potere dei Paschi di Siena, che sono a loro volta vanno giù a scalare. Poi questo è il primo caso in cui vado a verificare, il secondo vado anche a richiedere alle banche tutti i bilanci di esercizio annuali. Voglio, io dichiaro questo, fammeli vedere. Se non hai niente da nascondere, dimostrali. Fammi sì, Marco Saba dice che no, no, non li consegnano i bilanci. Bene, non allora fino a prova contraria io ti dichiaro colpevole di evasione fiscale. Perché è così che funziona nelle leggi internazionali. Io ti dichiaro, io punto il dito su un qualcosa... E dico, ok, tu sei colpevole di aver fatto questo fino a prova contraria a livello internazionale. 30 giorni, se tu non dici niente, sinistra, se senso. La mia parola è legge. Guardate che non è solo la mia, è di tutti. Anche loro hanno utilizzato questi sistemi per ingannare le popolazioni. Quindi, se io vado a dire, caro, dammi i bilanci, nomina un CTU che va a cercare. Negli stessi bilanci bancari la voce debiti verso la clientela e vai a vedere quelli pari ai crediti verso la clientela spiegabilmente sono uguali dal 93 in poi. Come mai? Ah, dammi una spiegazione tecnica. Ma io non sono un ragioniere all'interno di una banca, io chiedo trasparenza, fammela vedere. Ecco, quindi se tu mi fai una domanda e io ti dico guarda, voglio sapere, dimostrami il contrario. E questo è il punto fondamentale di chi esce sul, fuori dal sistema. Sul sito, non so se hai mai guardato, sul sito di Banca Etica, eh, loro pubblicano il bilancio. Non so se quello quello è ufficiale o è io, un, un guarda, bilancio. Guarda, io ti dico, io non ho, mh, non ho preso, eh, non ho più seguito, scusate il termine è sbagliato è, eh, non ho più seguito i due signori dopo che ho avuto a che fare con entrambi e dal mio punto di vista... È una questione mia, non mi sento in vibrazione con loro per altri motivi. Eh, io ho ringraziato, l'ho fatto pubblicamente davanti a testimoni. Ho ringraziato il loro operato. Ho detto: guardate, grazie del vostro operato, di quella creazione di denaro da nulla. Abbiamo preso uno spunto. Io ho preso uno spunto come tanti altri ragazzi insieme a me. L'abbiamo rielaborato nelle leggi dell'ammiragliato, in tutte le leggi del pianeta e dopodiché, l'abbiamo applicato. Ho ringraziato, invece, qualcuno se l'è presa. Io a me non interessa Se ma io Saba... ho parlato con Marco Saba eh, recentemente gli ho fatto un'intervista e l'ho invitato qua questa sera e pensavo che, che ci fosse eh, probabilmente avrà avuto non so qualche altro Vabbè, figlio però ha detto libro. che però, però lui come ha detto che quello che dici è probabilmente è vero si può fare ma e, diciamo perché, che allora, io non sa che è... cosa hai fatto allora, infatti io, io volevo che ci fosse qua perché ti facesse domande ma va benissimo, io ho ringraziato tutti quando qualcuno mi chiede la domanda Mando io chi, che cosa chi, ha fatto chi come dove, no, come io ti ho risposto perché tu mi chiedi chi, come, dove, perché e tu vuoi io il documento ce l'ho, è qua ed è disponibile per chi ha studiato scusate, ce l'ho qua per chi ha studiato tu daresti, ti faccio un esempio, scusa il paragone il termine di paragone tu daresti un Lamborghini 200 cavalli a un ragazzino appena patentato, magari con la 14 anni che ha preso appena un patentino del motorino, glielo daresti come responsabilità? No, io no, ho una no, responsabilità. No, 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 eh. ma te lo garantisco, perché c'è gente che ce l'ha già in mano questo debito. Sì, ma non lo metto in dubbio, ma non ho capito okay. che cosa sta, che cosa di che cosa cioè intravedo ciò di cui si parla, ma non riesco a. E non riesce a capire, sai perché, Glauco? Non ma con il. Bene avanti che ti voglio... No, 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 Glauco, guarda, io. Come essere umano, da essere umano a, o da uomo a uomo, io ti voglio un sacco di bene. Ma perché te lo dico? No, no, ma te lo dico, Claudio, sul serio? Perché mi dispiace, ma con il cuore. Eh, fino a quando tu, quando tu vedrai la vera verità che c'è intorno al sistema. Ma io l'ho già vista, la verità. Allora. Se sei un uomo in onore comprenderai molto... il gesto. Ma e... io comprendo però, eh, siccome sì. io faccio il divulgatore, il giornalista. E Posso so... chiederti in che testata, Glauco? Ma in questo momento io sono il presidente di questa associazione che si chiama Web Actors Community e scrivo per un sacco di gente. Scrivo ah, per, eh. Faccio il pervio blu, scrivo per Repubblica. Scrivo va bene, per, per, io... per eh, Dalmito. Spero da, che da... tu rimanga sempre in onore. quello Beh, che. Se... Ma questo ci penso io, ti ringrazio, spero anch'io. Eh, allora, io, io dopo aver scelto Marco l'intervista online. Lì ho capito qualche cosa. Ci mancherebbe altro, se non altro perché Marco. Mm. Devo dire, cioè, eh, con, con una calma maggiore eh. rispondeva tenendo conto del fatto che c'è da sanare delle zone di non conoscenza. Adesso esatto. permettimi, mi esatto. sembra che in questa esposizione. Adesso io ecco perché chiedevo chi erano gli altri, perché se io casualmente sono arrivato in un, in un gruppo di persone che hanno un livello di conoscenza già molto alto, allora io mi scuso e dico: Vabbè, sto qua, buono, zitto, oppure me ne vado a fare un'altra cosa. Però, siccome mi è successo in passato, okay. tutti gli altri che erano presenti alla fine vengono diciamo anche sedotti uso a pro, a, in proposito, perché questa è una teoria molto seducente, mm. che ha, secondo me, un'ampia verità alle spalle, mm. ma che per diventare una pratica di massa o comunque una pratica, diciamo, Chiaro. che viene eh, usata da molti esseri umani, deve essere divulgata con grande calma, perché se no claro. le reazioni degli altri, gli altri poi si allontanano da alcuni convegni che sono stati fatti e dicono "Sì, bello, però mo che famo?" E poi dicono "Vabbè, poi arriva quello che dice tanto a quelli li mettono in galera". E loro si ritirano tutti quanti. Allora eh, ti il consenso a questa cosa perché non è così. Io ti ah, capisco. No, 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 allora bisogna sanare questo gap di comunicazione, credimi, io lo dico molto umilmente eh. e molto onestamente, proprio veramente molto onestamente. Glauco, io per... credo che voi che potreste potreste, perché devo usare il condizionale, potreste essere un trappello di eroi, veramente. Lo siamo già, ma non sono solo io. Apposta, sto dicendo un trappello di eroi. Purtroppo, purtroppo, siccome la materia è complessa, diciamo, bisognerebbe, secondo me, a mio avviso, chiarire alcuni elementi, certo. i cosiddetti fondamentali. E lo sto già color facendo. coloro i quali, magari... Sono vicini a questa Chiaro. cosa, qua, in altri campi, no? Chiaro. Non lo so, nella dittatura del digitale, oppure. La... Mi permetti la, la risposta? Glauco, mi permetti eh, la risposta? Eh, la auspico una risposta. Ok, allora intanto ti voglio rispondere. Uh, tu hai detto che deve essere una cosa di massa. Purtroppo in questo momento non è una cosa di massa, è solo per pochi consapevoli, cioè pochi risvegliati che vedono non solo a 360 gradi, ma ancora di più quella che è la realtà intorno a noi. E ora mi auguro che anche tu un domani la vedrai, fino ad arrivare a livelli di essere umano e di uomo naturale. Eh, questo non vuol dire che vengono comunque eh, negate le evidenze. Altra cosa hai detto: sì, ci vorrebbe un tenore molto più tranquillo. Io purtroppo. Ho i miei difetti da essere umano come i miei pregi io sono un guerriero e come tale rimarrò cioè io non sono un diplomatico come molti altri o che stanno lì cioè io ti dico le cose come stanno così in faccia come io le, le penso le vedo le ho studiate e le ho passate sulla mia pelle con il mio culo scusa il termine con la mia famiglia con il rischio totale di quello che io ci ho messo in prima linea e non permetto a nessuno che vada a svalutare anche i rischi che eh, ho già passato. Pertanto, siccome io faccio solo cose in onore, per il bene del prossimo, per il bene della popolazione, il fatto che uno non sia in grado o meno di capire perché si deve fare una cosa di massa, ma guarda che la massa non è pronta. Quando sarà pronta, ed è questo il mio compito, quello di formare la gente, fare formazione, io già lo faccio, cerco e vado in giro eh, il più possibile, anche con pochissimi strumenti finanziari, di andare in giro a fare eventi formativi dove cerchiamo anche di raccogliere un fondo eh, anche con un piccolo contributo giornaliero perché comunque è piccolo e gente che non può non paga niente per creare consapevolezza nella massa Sì Ora, esatto voglio dare ma... confermare questo Andrea io ti sto seguendo da forse due o tre mesi e anche io ci capisco ancora poco perché veramente so. vai molto nel tecnico sono stato però a Genova e sono andato in comune all'anagrafe e mi sono fatto dare il mio atto di nascita come tu hai consigliato ho provato a guardarti non ci ho, ho consigliato scusa Fabrizio ho suggerito è diverso suggerito. capirai anche la motivazione va bene comunque molto interessante e sto vedendo che ci sono delle cose che secondo me stai dicendo che sono vere il fatto sì. che non capisco perché io so un po' delle leggi italiane ma tu sei andato a, a un livello superiore le leggi internazionali sì. la dell'ammiragliato le leggi sì. eh, canoniche eh, che io non conosco tutta sta roba qua e quindi ti ascolto e cerco di comprendere, ma non capisco il allora, perché. Cioè, allora, questo anche per rispondere, a Glauco. No, no, chiaro, chiaro, chiaro. io. Mi scuso con Glauco, ma io ti auguro Glauco che tu veda tutta la verità il più possibile e se tu diventerai un divulgatore di verità anche con i, tutte le testate giornalistiche darai una grande mano, non a me perché a me non me ne frega niente alla gente che è in difficoltà. Ma io sono 40 anni che faccio... Eh? Allora dacci una mano, io sono una mano se a fai la do... formazione gratuitamente, eh, no, posso a, a formarti eh, purché tu rimanga un in onore. Però uno, aspetta, 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 aspetta. Uno alla volta parliamo. Io volevo dire una cosa a Fabrizio, Fabri. Dimmi. Allora io lo so che a volte sembra che parlo oltre la, la comprensione. Mi è reale, ne sono consapevole. Mi scuso per questo perché non tutti sono arrivati a una verità. Bene, io come molti altri, perché non sono l'unico, siamo in tanti, e adesso credo veramente oltre 30.000 nella penisola siamo Italia, e stiamo aumentando a macchia d'olio molto più consapevoli di prima. Siamo in un periodo che iniziamo a vedere verità superiori, cose che prima non si vedevano, come. Eh, una volta signoraggio negli anni 70 quando ne parlava Auriti vi ricordate sembrava uno fuori dal mondo e adesso è diventato consapevolezza tutto ciò che ne parlavamo 30-40 anni fa è diventata realtà oggi ora siamo a un livello superiore quindi molti ragazzi che hanno eh, consapevolezza diciamo per quelli che io li chiamo per i chakra che hanno i tre chakra pituitaria pineale e tiroidea ancora in funzione, vedono molto di più, vedono molto più avanti. Allora, questi ragazzi vedono consapevolezza e comprendono come si fa questo discorso legato al click che è legato da nulla dal 93, dove ci sono delle leggi ben chiare, come quelle che dicevo poco fa, che addirittura c'è l'evasione fiscale sui bilanci delle banche, eh, ci sono i click creati da nulla senza consenso 93 ci sono un sacco di cose sono tantissime le norme tante vi garantisco che non è roba da tutti i giorni e meno male che io ho una derivazione di tecnico informatico quindi mi ricordo anche i microchip nei più angoli remoti reconditi ma per computer. questo che ti, ti... Dico che tu sei un esperto di queste no, leggi no, internazionali perché l'hai studiato, io non l'ho studiato, no, non. Fabrizio, mi sono fatto il culo con l'esperienza. Scusami il termine, è diverso, io non voglio il titolo a me è del titolo, non me ne frega. No, ma non è un titolo, è un riconoscimento. Grazie, io voglio il riconoscimento, sai di che cosa: che abbiamo aiutato la gente a vivere, noi dobbiamo avere uno, io per primo, ho uno scopo, il rispetto della vita. Quando hai il rispetto della vita e il rispetto degli altri esseri umani, hai fatto tutto. Alto scopo umanitario, senza scopo di lucro, nel fare del bene alla gente. Questo è lo scopo. Ora, ho pagato debito pubblico. Bene, la prossima volta di venire a stuzzicarmi, a rompermi le balle, vedrai che ci pensano due volte. Perché se io sono stato uno dei pochi a avere... Ma penso che qualcuno l'aveva fatto prima di me, perché mi è arrivato un ragazzo dalla Sardegna e mi ha detto, oh Andrea, io avevo pagato anche quello della Grecia. Ho detto, cazzo, non lo sapeva nessuno. Magari ha voluto i suoi sistemi, ma ci sta, è il cuore che ci ha messo l'energia. Poi, se adesso lo si va a fare a livello tecnico, in maniera perfetta, da tecnico, senza neanche la minima sbavatura di quello che è il lavoro tecnico alle spalle, tu hai pagato come fanno le banche. Le banche lo sanno bene, ogni banca ha un ufficio. Non so se l'avete mai sentito, ufficio antitrust, ufficio per le contestazioni. Eh, forse loro capiscono bene quando si parla di trust e di trustee. Ora, se io dovessi spiegare senza nulla, togliere al tuo amico. Eh, a proposito, scusa, ma a che fare con one trust people. Ma OPPT è già, ha già fatto il suo corso, ha iniziato OPPT un ciclo di definitiva. One People Public Trust ha fatto una cosa e ha fatto un ciclo. Il suo ciclo è finito. Adesso ci sono altri cicli. Quello che tu dici è quello del trust dove sono stati pignorati sulla carta banche e governi nel 2012 grazie a cinque avvocati, tra cui uno ancora con scuse di evasione fiscale e rottura fiscale, l'hanno anche messa in arresto in America senza dare la vera motivazione, che è quella che ha rotto le balle al sistema, ed è eterant Nucci. Ma quello è OPPT, è un discorso a sé, che sta nelle leggi UCC, Uniform Commercial Code. Ma quello è un ciclo, è un piccolo puzzle. Te ne mancano un sacco di puzzle. Sai quanti puzzle mancano? Tantissimi. Le common law, la legge dell'ammiragliato. Di le quale le... ammiragliato? Come di quale ammiragliato? Non hai mai sentito parlare di leggi militari? Sì, ma dell'ammiragliato, un ammiragliato, che cos'è? c'è <ride> l'ammiragliato Marittimo, c'è anche quello... E anche l'ammiragliato normale. È Ma una così... legge unica oppure c'è una legge italiana, marittima italiana, una legge No, no, la legge dell'ammiragliato è internazionale. È un cioè trattato non è, stato è internazionale. È internazionale. Se non conosci l'ammiragliato ti suggerisco... Beh, allora, una curiosità, quando è stata sottoscritta dalle parti? Cioè questa... Che cosa? La Ma guarda che no, non è una questione di sottoscrizione, è una questione di giurisdizione che è diverso. La sottoscrizione è un trattato... Una, una convenzione, quella la fanno le nazioni che vengono riconosciute dall'Universal Postal Union che è un ente postale, quindi dobbiamo ricollegarci a un discorso postale per il riconoscimento delle nazioni le quali devono chiedere il permesso al Vaticano nel creare un ufficio postale che a loro volta, tramite l'ufficio postale, la conferma del lupo, universa Posta Union in Svizzera, Berna, crei il tuo stato, quindi la tua nazione, nella quale poi vai a fare i trattati, ti vai a far riconoscere all'ONU e a quel punto tra trattati e convenzioni vai a sottoscrivere un qualcosa. Bene, è sottoscrivere. La legge dell'ammiragliato non è un trattato, non è un trattato internazionale. La legge della è un'applicazione di norme, di leggi militari o comunque di derivazione marittima. Poi ce ne sono di diverse classi. Io, se vuoi, ti posso dare dei fascicoli. Ti li metti a studiare come aveva fatto. Ma no, me lo vado a cercare, certo. Io, se vuoi, ci troverai un sacco di documentazione. C'è da starci a meno Io ci sono stato un paio di temi, quasi due o tre mesi, non due, ma barra tre mesi di studio. li ho fatti tutti. Ma Perché ci sono tante piccole cose. Hm? Tu deriva dalle bolle papali. Le bolle papali sono un'altra cosa ancora. No. Quella, è una, quella è una legge. Se non parla di leggi canoniche, parliamo di motu proprio e di altre cose ancora. Parliamo di habeas corpus. Parliamo di cose che, se tu le dici a un carabiniere, a uno delle forze dell'ordine, la polizia, eccetera, non sa nemmeno di che cosa parli. Ma se tu vai a prendere un bel cardinale, un bel sacerdote, o, o comunque il presunto papa, perché forse non sapete che nelle leggi canoniche c'è scritto che è morto un papa se ne un altro. Qualcuno mi ha comunicato che è morto Ratzinger? Qualcuno ha saputo che Ratzinger è morto? Perché se non è morto il Papa è Ratzinger, non so se è via reale. E chi, metti, chi è il Papa deve mettere la sua bella corona con i suoi livelli? Avete visto qualcuno con, con tutta la corona Papa? Forse qualcuno ha nominato Bergoglio? Non è un Papa, è vescovo di Roma. Quindi se non conosciamo le leggi canoniche, se non conosciamo l'ammiragliato, cioè. Bisogna mettersi a studiare, bisogna studiare. Io, io non devo dire a voi la verità, io non dico la verità a nessuno, io dico che la verità è vostra nel momento in cui voi la vedete, voi la applicate, voi ne fate esperienza, voi ve la studiate, non perché la dice uno. Anche per me vale la stessa cosa. Non perché uno a me mi dice: No, Andrea, sai, eh, per me è vero questo. Ho detto: Ok, aspetta, dammi gli strumenti. Io me li vado a confrontare, a confutare, me li studio. Quando è vero per me, è vero per me. Non perché me lo dice un altro. Stessa cosa vale anche per te, Glauco. Tu non devi prendere vero quello che io ti dico. Tu. Scusami, io te lo dico per il bene. Tu devi prendere vero quello che è vero per te in base a magari a, a documenti scritti, a, a prove inconfutabili o confutabili. Scegli tu, io te le do e tu le apri. Io Però io ci ho messo la... non cerco verità. Poi, e allora se non le cerchi io sì, le cerco perché sono in questo pianeta Terra poi... e, in questo pianeta, e voglio le verità se perché... tu non le cerchi siamo in due mondi diversi le cosiddette verità non sto dicendo quello che dici te le cosiddette verità me le costruisco da solo eh, costruiscitele, ma è so. libero di farlo libero stai amico, dicendo no? la stessa cosa, stessa ah, cosa. sì, pertanto che Andrea eh, sì. c è, c è, come si dice eh, tiene, tiene molta salute è molto esuberante ma quindi... Ho un po' di difetto di egocentrismo, concedimelo: sono un essere umano, io ho i miei difetti, ho pregi e difetti, avrò anche questo. Io sono un guerriero, Glauco. Io sono un guerriero nella difesa della popolazione, degli anziani e dei bambini, ah, questa so è che... la differenza. Poi, Starò antipatico, non me ne frega niente. Non non Starò antipatico alla gente. Saluti, buongiorno, buonasera. Voi state a casa vostra, io sto a casa mia, io sto a difendere chi è in difficoltà. Poi, se qualcuno mi vuole aiutare, bene. Non mi volete aiutare, fa niente, vado avanti per la mia strada. Io sono in onore, un uomo in onore. Io faccio quello che è il bene, rispetto della vita. E... Poi l'ho fatto con uno strumento che è l'euro scritturale. Bene, la moneta scritturale, bene, lo faccio. Non ho niente da Anzi, sai qual è la cosa importante, Glauco? Scusa, te lo dico a te. Che fino a prova contraria ho ragione io. Perché io vorrei: anzi, voglio, esigo, dispongo che ci sia non un giudice, un pool di giudici, un pool di tribunali popolari internazionali che vengono a confutare il mio documento e a dire che non è vero, venite, vi sfido a dire che non è vero ma non è una sfida più soltanto energetica è proprio una sfida di verità di onore, di rispetto di rispetto della popolazione quella che l'hanno vessata schiavizzata per anni senza saperlo in maniera inconsapevole vi sfido, il mio documento è qua è questo è inconfutabile è in tutte le leggi del pianeta fino a prova contraria ma dove posso vedere questo documento? Eh, o vieni da me a quattro occhi ci vediamo io e te e te lo faccio vedere ma non lo divulgo in giro. Prima voglio un esame tecnico di esperti contro, scusate, attributi. Quando avrò gli esperti? Allora no, poi gli esperti di massa. Andrea, gli, andre gli esperti come fanno ad averlo? Eh, li voglio con dei CTU. Voglio dei CTU. Voglio dei tribunali, sia non solo nazionali, perché quelli sono tutti corrotti. Bene, su tutte le procure un po' di magistrati, perché il CSM non risponde. Eh? Come mai non mi risponde il CSM? Come mai il Ministero della Giustizia non mi risponde? Come non ti mai mi risponde? Mi risponde a quale, quale chiamata? Ah, come mi risponde la presidenza del Consiglio dei Ministri, perché mi hanno levato l'acqua a casa per vessarmi e rompermi i coglioni? Non mi vengono a rompere i coglioni per questo? Come mai? Come mai? Non ho è niente. vero, no, è, è così che funziona. Fino a prova contraria, silenzio, ha senso. Io dico una cosa, diventa legge. Se tu non rispondi, non hai nulla da dire. È verità. È Ma questa verità. è una legge italiana? è legge internazionale la conoscono bene anche a tutti i ministeri quindi e la qua... legge internazionale è stata ratificata dalla legge italiana ma ce l'abbiamo anche in Italia il silenzio assenso prova a non rispondere dopo 30 giorni a una raccomandata o un atto giudiziario ma tu che mi, 30 chiedevi, commerciale. che mi chiedevi gli hai mandato una raccomandata No, io non l'ho mandato raccomandata. Allora che cosa? Non ti rispondo. No, ho, ho mandato pagamento scritturale tramite moneta digitalizzata, quindi tramite la PEC, quella che il caro Berlusconi ha inventato per noi. Oh, Grazie, Berlusconi. Hai fatto, hai fatto un PDF e gliel'hai mandato con certo, la posta elettronica. è semplicissimo. L'hai mandato a quale banca? Come la banca? lui magari detto, non c'era. Sì, non ha il preso, Glauco. Allora l'ho mandata alla Banca d'Italia. A Ignazio Vischio. Te lo dico te lo leggo, guarda, te lo leggo. Sì, sì. Ricevente uomo Ignazio Vischio, scritto in alternato, nome e cognome, nella fattispecie in veste di funzioni di governatore della Banca d'Italia, perché ad oggi c'è ancora lui come nome. Salvo la veste funzione che non si è cambiata. E a ricevente uomo Giorgio Di Gennaro, sai chi è? No, bene nella fattispecie veste funzione di primary executive sai cos'è un primary executive? un direttore generale fantastico, quello che viene riconosciuto come azienda commerciale internazionale con nove, numeri, con nove cifre come numero di camera di commercio internazionale che ti fa dire che la Banca d'Italia non ha niente a che vedere con lo Stato è già questo effetti, e ti, ti do anche il numero la Banca d'Italia di... non ha niente a che vedere con lo Stato ma... è un'azienda come McDonald's eh, questo però è noto No, non no. tutti gli italiani lo sanno. Eh, non Prova tutti, a diglielo. Gli italiani vedrai come si rivoltano. Dico, ma come? Io ho pagato. Oh, no, no, ma infatti, questa è una cosa che... chiarita, Allora, è... ti do anche il numero italiani... di Camera di Commercio. Glauco, se vuoi scrivere, 434 909 Che cos'è? È il numero di Camera di Commercio Internazionale della Banca Italia, SPA, quello con la K. Il vabbè, vabbè, certo. che ti fa capire che abbiamo a che fare tipo McDonald's e Coca-Cola e già sì, questo sì, mi fa incazzare fanno, come cittadino italiano già mi fa incazzare perché vuol dire che fatto altro tradimento nello Stato vanno... no, Non ce l'ho fa... con Glauco, eh. Glauco, non ce l'ho con te, ce l'ho con quelli che hanno tradito lo Stato vero, quello sovrano. Quindi abbiamo a che fare con un soggetto privato, Va bene. con un ente. Un, un ente giuridico soggetto, un soggetto, un ente chiamiamolo soggetto giuridico, forse è meglio allora, soggetto privato, soggetto giuridico Fica. privato vabbè. e pertanto c'è già altro tradimento nei confronti dello Stato Italico Sovrano ecco qua. roba gravissima per, per, okay? da per, quasi da Norimberga per spiega, spiega, no, aspetta Andare perché a... c'è altro tradimento no, ti stavo finendo di dire a chi lo oh, mandassi no, spiegami perché c'è altro tradimento vabbè scusa eh, in nome del popolo sovrano, la Costituzione la, te la ricordi o no? Sì. E allora? Te la devo spiegare io l'articolo 1? Ma, Ma di che cosa stiamo parlando? Ho capito, allora hanno sottratto la sovranità. Sì, però fammi finire i destinatari e poi ti rispondo alla sovranità. Io, tu mi hai fatto una domanda e io ti faccio la risposta. A chi l'ho mandato? Beh. Alla Banca d'Italia in Vischio, Giorgio, di Giorgio Di Gennaro, che prima esecutiva. So che adesso ultimamente dovrebbe essere cambiato. Poi l'ho mandato anche al servizio tesoreria dello Stato, all'interno della Banca Italia. Quindi sono due. Stesso dance number, stessa azienda ente, quindi due uffici separati. E siccome la Banca d'Italia è un'azienda, ovviamente deve andare a finire anche al Ministero dell'Economia e Finanza, che è un altro ente, perché anche il Ministero purtroppo è un'azienda. Anche il stanno. Ministero è un'azienda. Altro tradimento. Vuoi il numero di Camera di Commercio Internazionale? Te lo do subito. 428 374 839 Ma è anche un'azienda o è solo un'azienda? No, no, ad oggi è un'azienda perché e poi basta. se vogliamo parlare anche del marchio della Repubblica Italiana registrato al WIPO World International Property Organization parliamone, abbiamo anche i marchi ma da Vabbè, Una cosa per volta Una, una cosa, per... cosa alla volta Ricevente uomo Giovanni Tria nella fattispecie avesse funzione di ministro ricevente uomo Piercarlo Pradovan Padoan, Nella fattispecie veste in funzione di primary executive, perché ancora come primary executive nella Camera di Commercio Internazionale ci esiste ancora Piercarlo Padoan. Ministero di Economia e Finanze, due, due, due uffici: il MEF, quindi la sede principale, segretario Generale, e il Dipartimento del Tesoro, di cui vi ho accennato prima, che ha risposto dicendo che eh, non aveva gli elementi per Ma ciò non pensa. toglie che gli altri possono prenderla in valutazione, e quello l'ho detto prima. E dopo. Eh, come terzo riferimento, ahimè, io lo dico solo dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di altri, al cosiddetto ricevente uomo Sergio Mattarella, scritto in alternato: tutti i nomi e cognomi sono scritti in alternato. Eh. Per chi non sa, non vuol dire alternato a, uh, uh, a spazio, eh. vuol dire iniziale maiuscola e il resto minuscolo. Parlo per la massa. Ok? Sergio Mattarella, nella veste funzione di primary executive, ci ho levato presidente della Repubblica perché lui non è presidente della Repubblica. Come non è presidente? No, è illegittimo. E tra l'altro lui stesso era al CSM quando ha fatto la sentenza della Corte Costituzionale, alla numero 1 del 2014, in cui era tutto illegittimo, come tu vai al potere: è legittimo, dai, ne abbiamo parlato un sacco di volte. In più ci deve essere anche la conferma dei deputati: quindi è al potere in maniera illegittima. Quindi dovrei andare a ricercare all'indietro, nel passato, chi era l'ultimo presidente della Repubblica valido. Ma purtroppo, qua da 32 oggi, sono non dico tutti legittimi, ma purtroppo i dati confermano che di eletti veri e propri attualmente non c'è nessuno ed è quello che dice anche il generale Antonio Papalardo però questo è un altro discorso rimanendo nel sistema della legge italiana ora per quanto riguarda a chi l'ho comunicato l'ho mandato alla Repubblica Italiana che ha un suo bel codice fiscale c'è anche lui il suo Bandance number che è il 655 149 347 e tra l'altro con sede legale non al Quirinale è un ente giuridico privato anche la Repubblica certo della... con la Upero e tra l'altro, se vuoi, ti dico anche dov'è la sede legale. La vuoi sapere? La sede legale è in piazza Giuseppe Verdi 8 a Roma. Non al Quirinale. Di che cosa stiamo parlando? No, no, dati, noi sono stiamo raccogliendo Lauco, io, io ti vado bene oltre. Ti sto dando solo delle eh, semi di verità. Ma ne ho talmente tanti. Che Vabbè, ah, questi sono parte. i destinatari. Qual è eh. il messaggio? Il messaggio è che in base alla pretesa creditoria nei confronti di tutto, il presunto, il presunto debito perché qui bisogna ancora confermare se il debito è reale o meno. In base al presunto debito, bene, per alto scopo umanitario, quindi senza scopo di lucro, vengono pagate tutto il presunto debito pubblico pari a 2.323 milia, miliardi 282 milioni o l'ho fatto a cifra 00. Mancano 4 fantastico 000. vengono pagati da te, creando denaro dal nulla. Va bene, va bene, va bene vengono pagati da te, no? Dall'essere umano da un essere umano qual chi? Poteva anche farlo un altro, non solo. Vabbè, io. Però l'hai fatto te. L'ho fatto io anni. perché il mio essere umano è fuori dal sistema. Quindi perché l'essere umano magari da te dall'essere umano, non da me. Non dalla persona o dalla finzione giuridica persona cosiddetta che chiunque cerca e trova. No, dall'essere umano. Tu hai Beh, estinto il debito pubblico italiano, cioè hai sanato. Poteva farlo qualsiasi, qualsiasi altro lo, essere umano. poteva fare chiunque altro, l'hai fatto te. Bah. Mi ci hanno stimolato, l'ho fatto. Vabbè, d'accordo, l'hai fatto. fatto. In, che, in che data, più o meno? 28.08, 28, 18. Ti piace come numero? È il mio compleanno. Figlio. Fantastico! Eh. Vedi qualche motivo per cui eri qua? Eh, C'è un motivo cabalistico, esoterico. È esoterico di numeri, figurati. Ironismo galattico. Quindi tu, il 28.08, hai sanato... 28, 8, 18. Del 18, qualche giorno, qualche settimana no. 28 giorno del mese, okay. 08 mese 18 anni hai, hai estinto, sanato, dimmi te il verbo che preferisci. No, ho pagato hai, pagato, hai pagato per contanti, creato e pagato per contanti, per contanti. senza trasferimento di eh, con un senza trasferimento. prestazione di servizi e senza emissione. Okay. Cioè, senza trasferimento, diciamo, quello che si chiama attualmente di capitale. Dico le parole esatte. Senza prestazioni di servizi, senza emissioni. Quindi, senza avere nulla a che vedere col testo unico bancario. Nulla no. a che vedere col testo unico bancario. Allora, e loro non ti hanno risposto. Ma per poi non possono. Beh, in effetti capisco che la cosa eh, per molti, diciamo, Secondo alcune interpretazioni sulle quali non siamo d'accordo, la cosa sconfitta è un po' nel surreale. Un po' sconfitta, può sembrare in realtà, può, sem può, sembrare. può, allora sembrare, può sembrare, in realtà, sembrare. Non è, anzi, è, è, è esattamente l'inverso. Va bene, allora loro gli può sembrare, invece no, tu sei convinto, e altri che non Fino a prova che... contraria, perché io sono disposto ad andare in giudizio internazionale con esperti qualificati. Ma ce ne sono tanti, io te ne trovo anche a migliaia, anche all'interno della gente che ha studiato come ho fatto io, e grazie a loro sono arrivato dove sono arrivato perché è merito di tutti. E dire Ok, dimostrami il contrario: dimostrami il contrario, come dice Mauro Biglino, facciamo finta che sia vero. Bene, dimostrami il contrario. È vero, i creditori di questo debito pubblico non ah. è solo o la, non è solo la Banca d'Italia il creditore. creditore. no, non c'è nessun creditore. Sono non c'è nessun creditore. Creditori. Sono gli esseri umani i creditori. Gli uomini ah. e le donne sono i veri creditori. I debiti non esistono, esistono dei crediti. Chi ha creato il debito dal nulla? Qual è la motivazione? No, ma ma, non è semplice. Ho capito, ma i, i, i destinatari mm. li identifichi come creditori. No, no, io ho messo presunto debito. Ah. presunto debito non ho detto che ho pagato un debito ho detto che ho pagato un presunto debito è una bella differenza io non ti riconosco come, come creditore Quindi loro mai, sono presunti... mai lo faranno i ragazzi che sono usciti da... loro sole. sono presunti creditori certo, presunto, è un presunto debito anzi creditori siamo noi Vedi, se mi, chi mi ascolta che è già uscito dal sistema e ha capito cos'è l'autodeterminazione e il fatto dell'inganno del trust creato senza tuo consenso alla nascita. Parliamo di trust living, non parliamo di trust patrimoniali, ma living trust, cioè trust viventi, eh, lì c'è un inganno planetario enorme, e a quel punto loro mi capiscono no, perché senso, noi capito, siamo. Ora, vabbè una, non ci sono state reazioni da parte dei media? no neanche uno è non per mi forza la via boh, boh, boh. no no ma non mi arrabbio. io so, dico, vabbè, un attimo Lauco prendimi per come sono con i miei dichiaro no, Io voglio sempre bene non c'è stato nessun auto definito media, presunto medium vabbè. Che ha, che ha ripreso questa cosa I, me, televisione e giornali dai facciamo così e radio a parte quella di Fabrizio aspetta, aspetta. Ecco, quindi l'unico medium che ha dato diciamo evidenza che ha dato... no medium medio, me, media, mediatico media. perché medium sembra che parli di maghi capito? non va bene ma è un mezzo di comunicazione Fantastico. che ha dato diciamo spazio al commento, al dibattito, e che si aspetta un seguito, e così via. Per il momento è quello di Fabrizio Ciancio mm, Ni no. ti vorrei dire ni perché in realtà ci sono un sacco di radio pronte a chiamarmi e io non concedo intervisti Per, per così il così momento, così. infatti, io ho detto, eh, In ma... effetti, io adesso dovrei fare una cosa: una scaletta, un tariffario, eh. come ha fatto Beppe Grillo. Tot intervista tot pagamento perché io devo creare anche i fondi per l'ufficio operativo degli esseri umani e aiutare mm. la gente in difficoltà quindi dovrei iniziare a che fare che un tarifare per no? ora Fabrizio che mi ha sentito glielo di faccio gratuito no? adesso qua però c'è una scivolata, ma chi mm. è che frega di raccogliere fondi? No, allora ti spiego. Vuoi, vuoi la risposta del raccogliere? De perché voglio? Sai vuoi... perché da solo è risorto, no? No, 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 ecco. Ti aspettavo qua il varco. In eh, realtà è i fondi. Non sì. mi serve, perché a me dell'euro non me ne frega una mazza. A me sai cosa mi serve? Sai cosa milano, mi serve a me? So, no, male. no, no, ma te lo dico pure Glauco. sai cosa mi servono a me? A me servono gli strumenti te te e i mezzi materiali, mi serve, gasolio, Andrea, mi serve il gasolio, mi serve serve il consenso. Ma che consenso? Io il consenso non mi interessa proprio nulla ah, del Il consenso non interessa. No, perché io vado avanti per la mia strada in verità. Chi poi mi capisce, come molti lo fanno. Chi è... mi capisce significa il consenso, Andrea. Chi Ma mi... vedilo come vuoi. vuoi di... avere... Io lascio il libero arbitrio. Il consenso. Eh, eh, io eh, lascio il libero arbitrio. Eh, glauco lo neghi. Me... Glauco, non, io non sto negando. Eh, eh, ti interessa, è come. Perché il consenso, è la moneta. Ti... il consenso nasce dal nulla, capito? Il consenso? Vuoi sapere dove nasce il consenso, Clauco? No, non modo di insegnamento. Vuoi sapere dove nasce da me il consenso per me? Secondo te? Dall'inconscio della popolazione, da nulla. Da nulla. dall'inconscio della popolazione, da dalle anime dei dall anima popoli. Dall'anima collettiva, dalla tradizione. Anime dei popoli. Bene, d'accordo. Però serve il consenso, va bene. Ma ci possono anche essere anime cattive, oh, specialmente eh. per un'operazione di questo genere. Adesso ma a me, guarda, io il mio atto storico l'ho fatto. Poi chi lo vuole prendere, lo, lo prenda per il suo bene, per il suo futuro. Chi non gliene frega niente, vuole rimanere schiavo cittadino italiano, è un problema suo. Io, a me dispiace dirlo ma perché non tutti se ne rendono conto. Però, perché tu metti in testa, io lo faccio per aiutare tutti quanti. Certo. Tu dici, a me non me ne frega niente se nessuno capisce una minchia, no, 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 no. Io non ho detto questo, io ho detto che io lo faccio perché devo essere in onore, ok. Ma per molti che non sono consapevoli, ok, mi dispiace perché io invece voglio che questa gente diventi consapevole. Allora, intanto, gli aiuto con una corda È come scalare una montagna, no? Tu sali in cima e gli lasci il, una corda per salire in cima, ma non è che tu li tiri su a uno a uno con la tua forza ognuno scalerà la montagna e avrà già la corda di sicurezza già fatta per salire da solo, se tu non vuoi scalare la montagna non ci vai su ma io ci sono già salito, ci devo ancora arrivare in cima perché mi manca no, non voglio dire di essere arrivato perché sto imparando tutti i giorni però ti lascio la traccia della corda per salire tu da solo ma sei tu che ci metti la tua forza tu non soffri di solitudine no, non ti senti ma no, ma sai quanti di questi 30.000, tra Veneti, Sardi, eccetera, soprattutto in molti indipendentisti, certo che loro si sentono non soli, eh, sentono quel gap di differenza tra chi è consapevole e chi non lo è. Ma immaginiamo sì. che questa cosa venisse firmata da 30.000 persone, va bene? No, ma quello già accade, sta già accadendo, non è, immaginiamo, è già, Vabbè, è già in però, essere... Spiegami, Glauco, se lo Io? firmassero 30.000 persone. E questa cosa, questo documento che lui del quale mi ha accennato, perché insomma adesso poi il documento sarà forse più complesso, non lo so, il messaggio in quante righe si concretizza? Cioè io, io, XY... Dichiaro che questo debito è sanato, non lo so. Non, ho, non, no, non è proprio così, però ci sei vicino. Ma avrò molto piacere no, di, di fare far so. della formazione in oh, modo, di... modo da farti apprendere anche tutte le normative, molto volentieri. Sì, Se lui, vi lui vi ha citato vi... tutte le normative che sta seguendo. Vabbè, insomma, non me lo vuole dire quello che c'è scritto, questo rileggo. No, non lo eh. leggo perché non è per tutti in questo momento. Eh, Arriverà eh. prima o poi un'era in anche, cui ci saranno tanti Siamo controlli. in dieci, no, siamo in dieci eh, umani che ti stanno dedicando la loro attenzione, ci cioè dovresti ringraziare. Grazie, io ringrazio per questo. Guarda. Secondo me è un po' scortese. No, 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 no. lo capiranno. Me è un po' scortese, ribadisco. Per te, vabbè. E io, dico, ne leggi il testo. io... No, quando... Glau... Momento... Glauco.. No, l'ha letto all'inizio, lui l'ha letto un pezzo. Glauco, un Glauco. Pezzo, io sei... con amore incondizionato ti dico che in questo momento eh, lo tengo qua. Quando con i memori condizionati io e te ci vedremo a quattro occhi e avremo Attura, a fare carne no, e ossa, io con molto piacere allora, te lo farò leggere tutto. Come Google, poi facciamo gli incontri a quattro occhi, dicevi: No, Dai, no, no, carne e ossa. <ride> carne, ossa allora, e sangue. Vabbè, allora questo testo noi non lo momento Non abbiamo modo. Ma eh, Glauco, comunque sul sito di Saba eh, soldi nostri, come si chiama, moneta nostra? Lì ci sono documenti simili. Esatto, Molto non, simili, sono, ma non sono, non stessa... sono uguali. Non è... Esatto. Quindi, se vuoi avere un'idea, allora, se eh, questi lì un documenti venissero firmati, sottoscritti, sostenuti da 30.000 persone, già sta accadendo. Quando accade, dimmelo perché. Io sta domani... già accadendo perché sta facendo tanta. Ma arrivano le PEC e tutte le ratifiche di pagamento agli stessi indirizzi che ti ho detto prima. Bene, allora il testo è divulgato, esiste? Cioè se no, hai... viene divulgato la firma digitale iniziale con la quale è stato mandato e tutti quelli che mi conoscono, che l'hanno già visto e confermato, lo vanno a ratificare e loro conoscono bene anche il documento. Perché non... Guarda che questo documento non è solo mi... mia esclusiva, nel senso tra virgolette come creazione sì, perché ne sono il creatore e il fondatore, ma allo stesso tempo viene utilizzato da tanti altri ragazzi che si sono salvati le loro case. Il... Beh, le loro... Famiglie no. eh, si sono, hanno evitato di ammazzarsi per non pagare le tasse o le banche, eccetera, e conoscono bene questo documento perché l'hanno già utilizzato cioè, di degli, gli gli effetti, degli effetti misurabili per dei singoli individui. Cioè, dopo questo messaggio, qualcuno ha sanato, ha pagato i propri debiti nello stesso modo? Non dopo, prima, Prima! non dopo, prima. Cioè, qualcuno aveva già pagato, aveva fatto lo stesso tipo prima. di... prima. Certo okay. nei confronti delle banche oppure nei tu... confronti di soggetti, diciamo, privati. Non... No, 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 ho già capito dovevo arrivare. Scusami, ti, ti dico Cominato, no, sì, sì. io non l'ho capito, capito. Allora, solo e soltanto nei confronti delle banche oh. e dei governi. Cominciamo a circa... Parliamo di governi come enti. Oh. Che sono aziende perché? Perché queste banche e questi governi, già dal 2012, in base a normative internazionali, sono già stati dichiarati, pignorati e falliti sulla carta, Menomale. solo nei loro confronti. Adesso, guarda, qua abbiamo fatto per me un passaggio. Ti sento lontano, Glauco Vai per me un passaggio epocale. Perché eh, sì. ho capito che questo messaggio ha valore, ha un suo diciamo valore. Solo nei confronti delle banche e di istituzioni. Sicur no, ma non l'istituzione dello Stato sovrano. Attenzione, tengo a sottolineare. Perché lo Stato sovrano in questo caso non c'entra, ma nei confronti di quelli che hanno tradito lo Stato sovrano italico. Eh, diciamo che è, riguarda eh, la figura critica dello Stato. È che, però, è stata tradita. Ma in questo caso non sì. è lo Stato. Io non pago lo Stato sovrano italico, io pago quell'ente, quell'azienda che ha tradito lo Stato italico sovrano. Quindi in teoria in questo momento la Banca d'Italia ha questi soldi che può pagare eh, chi deve pagare che non so chi è che bisogna, deve avere questi soldi la BCE no. chi è che deve avere No, il no, pubblico. no, no, no questo a zero debito pubblico come, come in Islanda cosa hanno fatto in Islanda? Sono andati là e hanno detto fuori dai coglioni tutti quanti qui si resetta e pagato via sulla carta un clic hanno richiuso sono ripartiti da zero funziona così bene diciamo che noi siamo la... Islanda 2.0 vedetela così anche abbiamo Mussolini fatto la stessa cosa in una forma diversa ma l'abbiamo fatta anche Mussolini nel 34 fantastico. ha bruciato il debito pubblico fantastico, adoro quell'uomo magari ah, l'avessi ah. conosciuto mi dispiace poi magari come uomo avrà fatto qualche errore ci mancherebbe altro allora, da dire. però ha fatto delle belle cose No, ma cosa... Glauco però ti sento lontanissimo, poi avvicinati un po più al devi microfono. alzare il volume del microfono. Ci sono, ci sono, quindi degli dei diciamo come si chiamano quelli che hanno fatto prima no? Mussolini del 34 poi, anche, anche in qualche modo, i messicani fecero una cosa del genere. Eh, sì, mi pare di sì. Io dei messicani non ho mai confutato i dati. E gli argentini lo tentarono, però vennero strangolati in corso. Eh, loro. mi dispiace. No, Ovviamente io me... nego il consenso, no, consenso no. nei confronti degli italici e di me e di Quindi tutti no. i nativi della penisola. nego no, il consenso, no. però. Noi abbiamo Mussolini, i messicani, gli islandesi e te, insomma, il vostro gruppo ma no, no, io no, io mi definisco nativo italico punto. Vabbè, vai, io, io, è ehm... diverso no, no, io ci tengo al mio sangue in questo territorio, e come? Vabbè, e come? A differenza... io me la dico te te, te, e te. Eh, ma no, non vedere me dal punto di vista io, io non rappresento nessuno io rappresento una razza l'italico nativo del territorio. punto Poi la mia discendenza, la mia stirpe è un'altra cosa. Qui è un essere umano, uomo naturale, che ha estinto il debito. Potevo essere io, potevo essere Fabrizio, potevi essere tu, poteva essere chiunque, che ha fatto una scelta per tutti gli esseri. Bene, a fine, alto scopo. Ti auguri che questa scelta venga condivisa da un gran numero di persone o no? Ma prima o poi, non condivisa, ma che la comprendano che è stata fatta. Vabbè, prima la comprendono, tutti auguro solo che te comprendano. Beh, no, che eh, comprendano però... loro, non io, io l'ho già compresa. Quindi... Grazie. No, Galauco, Alla... posso dirti una cosa? Grazie a te, perché ho bisogno eh, di, di tanti uomini e, e donne eh, che mi facciano le domande come le tue, perché... In questo modo io ringrazio te perché comprendo quant'è il livello di consapevolezza nel territorio. Assolutamente, ma infatti io faccio il testimonial, scusate, l'ultimo. No, no, ma mi va bene, ok. Testimonial dell'ignoranza collettiva. No, vabbè, non ma ti no, definire no, ignorante, no, mi no, dispiace no, perché... Ti... Ma l'ignoranza non è una malattia, io so. sono ignorante, esatto. ti sport... Ma soprattutto di come funzionano i satelliti intercontinentali. Eh, In... lì dovremmo discutere delle ore anche sui satelliti. Ognuno è ignorante di qualche cosa. In questo certo. momento io ah. 30 minuti fa ero molto più ignorante. Di quanto non sia adesso, quindi adesso io ho fatto il testimonio dell'ignoranza collettiva e sono contento perché è uno dei miei ruoli. L'ho fatto per 40 anni: ho rotto i coglioni all'ONU, alla World Bank, yes. al Fondo Monetario, in Parlamento. E tutti poi dicevano all'inizio: Sei un rompicazzo, però grazie alle tue domande finalmente ci rendiamo conto che anche la gente dice, Capito? Eh, ecco, basta, vai, vai, vai. Grazie. Mi... clauco mi consenti un suggerimento? Sì, sì, me devo mi tagliare la consi... barba devo... No, 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 lascia esatto. stare che io già sono stanco, non l'ho fatta neanche io oggi non ho fatto in tempo Un suggerimento me lo concedi? Ecco che no, figura. Certo, 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 certo Ok, io ti suggerisco ma veramente con amore incondizionato di comprendere solo due cose fondamentali che cos'è l'essere umano e che cos'è l'uomo naturale Vabbè, okay. Quando hai compreso queste due parole... Sì, vabbè, divento, divento un mahatma mm. quando ho compreso queste due parole. Diventi? Un mahatma, divento una grande anima ma lo sai già solo che non, magari non lo sai nemmeno. non te ne rendi conto siamo Andrea, tutte anime Andrea. ma tu lo sai che Glauco le anime sono state pesate e, sì. e rilevate scientificamente 7 grammi pesano Va bene, lo trovi nei testi medici eh? non ah, me lo invento sì, io sì sì ma poi adesso mo cominciamo a parlare di reincarnazione fantastico quando hai, vuoi sono possiamo pronto fare, possiamo fare un'altra volta Mauro quando citato, vuoi sono pronto hai citato Mauro Boglino poi parleremo Mauro Biglino ma se vuoi ti, ti cito anche altri ragazzi, Arrivere, ce ne un sacco. Arriveremo a dottor Drismegisto. Dottor Hammer, lo conosci, Dr. ex Hammer. medico chirurgo che è morto? Okay. Che era morto suo figlio? No, le cinque no, leggi no, biologiche? No. No, no, non lo Toffoli, siamo no, sul, sul debito pubblico. Siamo sul debito pubblico. Se no, volevo farti una domanda sì. Vai, a chi? Eh, Andrea. Andrea, ah, okay. no, no, Glauco, grazie. Grazie, Claudio. Ok, Grauco, eh, scusa Grauco. Eh, Andrea, ma non hai paura che eh, ti vengano ad arrestare? Ma chi? Dicendo eh. che hai fatto un, eh. uh, un atto illegale? Magari, magari che vediamo che almeno diventa cosa pubblica, ma non gli conviene. Beh, ma se imboscano. Cosa imboscano? Cosa imboscano? Se, se cosa imboscano? In... Ormai è assicuro imboscando... tutta. Tutta questa cosa qua è assicuro, cioè, e poi non ce l'ho solo, io, ce l'hanno in tanti, quindi, sai, devono far fuori 30.000 persone. Eh? Scusa, 30.000 esseri umani, non più persone. E cosa Vabbè. fai? Ammazzi 30.000? No, no, non dico di ammazzarti, dicono, ma se tu hai. Pubblicato... Arresti 30.000 tutti insieme? Che cos'è una maxi retata antimafiosa? Dai, ma, io, ma sei, sei solo tu che hai fatto quest'atto qua Vabbè, eh, boh, sarò eh, un mezzo matto, fa niente. Sai quanti pazzi ci sono. C'è anche cosa, come si chiama? Quello che dice sempre le parolacce in TV che poi è diventato un parlamentare europeo. Come si chiama? Eh, lì Quello dell'arte che, che faceva tutti i quadri. Che diceva ah, per... ho capito, eh... non, non mi ricordo più che scarpi, parte... scarpi. Scarpi. dovrei fare come lui, mando tutti a fare in culo, li mando tutti a gare. Tanto le parolacce eh, lui, non sono. Questione Ma penale, mando tutti a cagare, Va, eh, vaffanculo, eh, inizia a fare come lui, cosa devo fare? Cioè, io ho fatto un gesto umanitario, finito il discorso. Grazie. Ma io quindi che voglio... cosa dovrebbe cambiare adesso? per Ma a me non cambia niente, io vado sempre nel mio No, non, te. Orto, no, non se... per te, per te ho capito. Ma, Ma che cosa dovrebbe cambiare per tutti gli altri? Ma magari che diventino un po' più consapevoli che cercheranno di capire veramente come funziona il sistema. Che per me è proprio una matrix è proprio una matrix al 100% e ce lo dicono tutti i giorni, eh, perché i dati sono trasparenti e pubblici. Cioè, li fanno vedere, solo che la gente non apre gli occhi. Cosa devo fare? È tutta addormentata dalle scee chimiche o da quello che mangia o dalle medicine che gli danno appena nati. Stai scherzando? Ma voi lo sapete quanta merda ci mandano dai cieli per tenerci assopiti, addormentati e non vedere le verità? Io voglio vedere, lo vedete nei miei video, lo trovate nel mio canale YouTube, ho già fatto interviste con gente che era in Malpensa diretta, ho fatto denunce a 140 procure sull'avvelenamento dei vaccini, ma di che cosa stiamo parlando? Io ormai sono su tutte le linee i ragazzi mi seguono e mi danno supporto e siamo in tanti. Meno male che c'è un, un, come l'hai chiamato tu Glauco, un grappolo. Io mi auguro una vita e una vigna intera di uomini, non un grappolo, di uomini in onore in giustizia, in verità che certo non si sottraggono a nessuna citazione a giudizio, io l'ho sempre ribadito perché uno de un uomo vero, una donna vera deve essere in grado anche di affrontare anche qualcuno che ti accusa e in maniera diciamo onorevole far vedere la verità, nient'altro che la verità, perché qua parliamo solo di verità e fino a quando io dichiaro la verità e ti chiedo di fare prova che è inconfutabile fino a prova contraria, e tu non mi dimostri nulla, ho ragione io, finito il discorso. È questo, ed è la base giuridica di tutte le leggi commerciali che già vengono utilizzate a livello di tutto il pianeta Terra, e anche negli scambi internazionali tra le nazioni e tra tutti quelli che sono gli scambi commerciali. Cioè, funziona così, è sempre stato così. Ma se la Banca d'Italia dicesse: Oh, hai ragione, è vero, grazie, hai pagato il debito pubblico. Bene, adesso leva le tasse, riduci le tasse a zero, le... ecco. o rimani, fai in modo che la popolazione viva dignitosamente. Io non dico il popolo, la popolazione, perché sono due parole diverse. Io parlo ecco. degli uomini, dei nativi italici, quelli che c'è anche una convenzione sull'invito. Allora, Andrea, la Banca d'Italia possiede, possiede, detiene, mm. indica. Il presunto, presunto un pezzo del debito pubblico, mica tutto. Vabbè, ma io non l'ho mandato su la banca. Il debito pubblico è detenuto, rivendicato presuntamente, eccetera, eccetera, da Banca Internazionale e l'altro pezzo del debito pubblico, fra l'altro, insomma, anche importante, è detenuto da individui e da famiglie italiane. Ah, ma io l'ho pagato e basta, ho aiutato tutti, finito il discorso. Lo mando quelli si incazzano, quelli si aspettano di prendere dei soldi allora, a punto, ma che prendere fare? dei soldi se siamo tutti creditori? No, Glauco no, no, e no, è no, lì il punto creditori. fondamentale. No, ah, il no. debito è una truffa, il debito ah, è il a quelli lì che hanno comprato i bot eccetera I bo adesso. saranno degli speculatori perché in realtà Amiche tutti c'è no, stanno pure mizia boracia no 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 è mizia, Boraccia, no, no 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 è no 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 inganno lì è un no 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 un inganno. Ma non glielo stai sanando te. no hai no 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 se sai come dici te, hai solo creato un bel casino basta. No, 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 anzi. No, sì. Anzi, spiega, spiega salvare... Andrea. Spiega. Allora, allora ti spiego. Grazie. Quello che è l'inganno fatto nei confronti delle famiglie, che è quello eh. che dici tu, è un inganno. Anzi, avrà più ragione di essere, per far capire che sono stati ingannati non da uno Stato, ma da de delle aziende private, commerciali. Ma i soldi che gli hanno già... Eh, li hanno truffati! Allora, alla fine ah, la gente ah, si, oh, si risveglierà, capirà la mega truffa planetaria ah, e oh, dirà adesso... Fuori dai coglioni, riprendiamo il nostro stato italico sovrano, come dice il generale Papalato del Movimento Liberazione Italia, come dicono gli indipendentisti veneti, come dice ogni tanto lo diceva la Lega dei tempi, il Movimento 5 Stelle dei tempi, poi dopo non l'ha più detto, si sono rimangiati le parole, okay? Come lo dicono in tanti, perché nessuno si è reso conto che qua sono tutti multinazionali. Non c'è niente di stato italico sovrano. Io rivoglio lo stato italico sovrano. No, certo, scusa Andrea, tu allora non leggi perché basta che leggi quello che scriviamo noi da 50 mm. anni, mm. basta che leggi 50 siti e tutti dicono quello che dici te Per cui smettila di dire che non ti sei reso no, conto, no. io ho capito, gli altri no, no, no. non hanno capito un cazzo. Perché così non mi sei simpatico. Lo so, e Sei Trauco, simpatico perché capire. fai delle cose dada, surrealiste, situazioniste, mm. ma non mi sei simpatico quando dici delle cose che non corrispondono okay. a quello che tu chiami la verità. Trauco, perché okay. quello che dici te il contorno di questa truffa è molto noto. Non mm, puoi negarlo. No. Non sei te quello che ha aperto il dialogo sulla truffa delle multinazionali. te lo nego, non è ti confermo oh. che non è così. Che cosa? Non sei te che... quello che ha aperto il dialogo. No, no, tu hai detto no, aspetta eh. allora, tu mi hai detto che lo sanno tutti, e invece io ti dico No, tu, tu dici che lo sanno tutti. No, io... no No, non lo sanno tutti. Allora, quello, quello è... 100.000, 200.000, 1 milione, 3 milioni di persone che frequentano regolarmente quei siti dove si dice quello che dici tu. No, Se ti non sanno, segue Messora, che segue che Giulietto Chiesa eh. e ci sono altri. Ma tutti, no, l'antidiplomatico, il la In Cuba, la, 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 la UAC stessa, il nostro sito non fatto che di queste cose qua, ah. e, e, e tanti altri. Maurizio Blondette, Diego Fusaro è una sfilza di nomi No, non ho niente a che vedere con loro, io non se ne frega che non c'è niente a che vedere. Dicono quello che dici te. No, 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 ma non mi interessa di avere che gli altri dicono: io dico quello che io penso e che vedo. Sì, ma non puoi a un certo momento sostenere dicendo che tu stai aprendo gli occhi perché quello che fatto. Lui sta facendo la sua parte, Glauco. Lui ha scoperto le sue cose e eh, sta facendo eh, la sua facendo parte per divulgare parte per far conoscere va bene, esatto. che sta creando a mio avviso però un rischio perché? a, chi? a no. chi? perché se veramente si estinguesse in modo tuo il debito pubblico eh, è già estinto c'hai i bot in pancia ma, ma, ma che c'entrano i botti? Bot? Bot? Non non il, bot? il debito pubblico di che si no, contesta? No, 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 il bot è un'altra cosa tu non mi stai, stai parlando dei presunti dei creditori non facciamo i paraculi No, uno alla volta, uno un modo alla modo volta, mi spengo il microfono, uno alla volta. Allora, io non ho niente a che vedere col sistema, sono fuori dal sistema e da fuori del sistema... Faccio una, un gesto di atto. Va bene, però, allora. Andrea, Poi, nella finanza, a livello finanziario, eh, se qualcuno eh, si è incolato uno con l'altro, è un problema eh, suo. Grauco di... ti, ti sta facendo una domanda: dicendo, okay. ma se accettassero il, tuo, il debito pubblico pagato così, tutte le persone che hanno comprato i bond, bla bla bla, queste persone, che cosa succederebbe? Cos hanno comprato? Aspetta, cosa hanno comprato? Eh, Anche, i, okay. i Chi è la garanzia di quei bond? Lo Stato no, no. e eh no, perché i veri creditori sono loro stessi e non lo sanno chiunque sia. Ecco il concetto del trust che uno deve capire bene: il trust fatto sul living trust all'atto di nascita. Chi è il vero creditore di qualsiasi cosa? Il popolo. No, no, chi è? È vero, eh? è vero è? che tu fai concidere. Il, il, il soggetto certo. creditore con il soggetto debitore nella stessa no no no, a parte che io ho detto che è un presunto debito, non ho detto che è un debito il presunto, il presunto è creditore diverso. coincide con il presunto debitore perché è vero che poi siccome il popolo è Fantastico. idealmente lo Stato siccome il popolo si compra il debito pubblico lui è creditore ed è debitore ma non, non è lo è stato. stato quindi tu glielo sbatti in faccia e dici agli italiani, si è una banda di teste di cazzo no. e adesso ho detto sveglia, così capite l'inganno. E, e, e così li mandi a stendere come hanno fatto in Islanda, tutti fuori dalle balle, e i li debiti li trasformi in crediti 000. e a bilancio hai risolto tutto il problema. In Islanda sono 300 umani, non ah, 60 milioni. Meglio, pochi in Islanda c'è un PIL che fa ride, non c'è 1600 miliardi ufficiali, presunti, probabilmente secondo quello che dici te ma io sono d'accordo di PIL cioè quindi nel grande monopoli nel grande casino se si sottrae il pezzo dell'Islanda succedono delle cose ma se si sottrae il pezzo dell'Italia ne succedono altre che purtroppo, purtroppo gli eroi ne devono tener conto perché non è che uno fa Giamburrasca perché uno ah, o, sì. fa o fa burrasca o fa l'eroe fino in fondo Qua, faccia... qua facciamo gli eroi e facciamo il nostro dovere in onore. Tutto qua. Se, tu... questo, se questo avesse un riscontro positivo diciamo per l'economia, per adesso non è successo niente. Non hanno cambiato nulla. Ti sento con interferenze. Controlla il microfono perché sento che vai bene. Ok, ora mi senti meglio? No, no. vabbè, a me arrivi a strazi però va bene, dicevi. Diccio, i francesi farebbero lo stesso i tedeschi farebbero lo stesso e eh, si devono tu... preparare perché se continuano a far finta di nulla eh, c'è un sacco di ragazzi che sono usciti dal sistema e che saranno pronti a pagare nel loro paese come nativi i loro, debiti, i loro presunti debiti pubblici e gli aiuterò, gli aiuterò volentieri così verranno fuori tante di quelle diciamo verità che così tutti ne faranno, se ne faranno diciamo, un bella come dire, eh, punto di argomento eh, giurisdizionale, internazionale e nazionale all'interno di ognuno del proprio paese. E così vediamo se qualcuno andrà a confutare quanto noi abbiamo fatto e dichiarato, quanto io ho fatto come essere umano e quanto faranno anche altri. Ok. Quindi, secondo te, ci sarebbero dei miglioramenti generali? Sicuramente. La okay. prima cosa è mandar via tutta la gente corrotta e collusa, quella che non gliene frega niente della vita de, del, della popolazione, quella che come ad esempio eh, all'interno dei sistemi di giustizia tra giudici, magistrati, istituti vendite, tecnici, nominati di ufficio oppure no, eh, custodi, amministratori, eccetera, eccetera, già fanno insieme alle banche in complicità eh, portare via tutti i beni della nostra bella penisola, comprese le case, i terreni, eccetera, sì. per svenderla a livello commerciale, a livello internazionale, a gente che arriva da fuori per depredare i nostri territori depredare la nostra razza e, e tutte le cose che noi abbiamo belle nel nostro paese come il mare l'agricoltura tutto quello che c'è okay? con la scusa di pagare le tasse, io so di gente che per 1000-2000 euro gli hanno portato via la casa io so di gente che per pochi migliaia di euro dopo magari anni e anni di, di lavoro di sacrifici si sono tolti la vita prima il padre e poi magari i figli io so di storie Migliaia, meno, non mille, migliaia, migliaia. Mille, mille e questo... due e questa è una vergogna, io nego il consenso al fatto che uccidono i miei compaesani e coetanei del mio territorio, io nego il consenso a questo, e come essere umano al di sopra della giurisdizione italiana, perché io lo sono e ho anche creato un mio microstato all'interno del territorio cosa che nessuno potrà dire che non è vera ed è inconfutabile, tra l'altro con silenzio a senso da parte del Ministero degli Affari esteri e con silenzio a senso da parte di tutte le giurisdizioni che sono corrente rivendico il mio diritto al territorio come nativo con tutte le dichiarazioni ratificate dal loro ente, eh, chiamiamolo, eh, a, che ha tradito lo Stato italico sovrano. Vado a rivendicare e vado ad aiutare la gente in difficoltà è come essere umano e come vero rappresentante diplomatico in una funzione giuridica che è quella di una personalità giuridica, di agente diplomatico, di un rappresentante di stato patronimico. Io faccio valere i miei diritti come persona, come maschera giuridica all'interno del sistema, pur essendo fuori del sistema. E se questo non è ben chiaro a tutti, suggerisco una grande formazione. Io mm. vado in giro nella penisola italica a fare formazione dalla A alla Z. Ovvio che in una giornata è difficile, faccio diverse formazioni. Mi stanno sostenendo mi stanno aiutando magari avessi avuto e mi starà arrivando magari anche a me un bel camper come a Beppe Grillo ha girato tutta la penisola io per ora mi aggiusto con la mia macchina mezza scassata e i mezzi che ho disponibili con l'aiuto di tanti ragazzi ad oggi abbiamo creato tre punti di riferimento per la formazione perché noi prima formiamo gli uomini e dopo si va in prima linea a difendere i diritti e noi andiamo a spiegare io come molti altri perché non sono l'unico perché dopo questo è come non, perdonatemi la parola perché insegnare non lo usiamo è formare in maniera onorevole tanti ragazzi tanti uomini e donne dicendo esattamente delle verità che nessuno ha mai eh, diciamo dichiarato il contrario quindi, non noi abbiamo fatto sempre delle affermazioni di verità fino a prova contraria e mai nessuno l'ha confutata e mai nessuno ha detto che non è vero quindi parliamo di enti Aziendali di diritto commerciale come i ministeri, eh, il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio dei Ministri, tutti quelli che sono, che sono finzioni e non hanno mai detto nulla perché abbiamo detto nulla. Perfetto. Quindi quello che te adesso servirebbe che ci fosse qualche esperto, perché tu mi sembra che hai avuto problemi con la giustizia, giusto? Qualche Qualcaduno... eh, okay. problemi no, diciamo un disaccordo. <ride> Perdite di tempo, chiamiamola vessazione la mia. Okay. e continua a tentativo di messa in schiavitù. E che cos'è ti hanno risposto? Mi sembra di aver visto in qualche video che non è che stai facendo le cose inventate, stai, no, no. Sei, sono inusuali, giusto? Ti hanno detto, non illegali. No, no, la, diciamo, la che... allora le parole più semplici sono, per esempio. Vi faccio un esempio: l'ultima cosa che è successo in un tribunale di Vercelli davanti a un, a un presunto procedimento penale, dico presunto perché a me non hanno mai notificato niente regolarmente, e se l'hanno fatto, l'hanno fatto in maniera illegale e illegittima: quindi illegale nelle leggi di mare, illegittima nelle leggi di terra. Eh, di un procedimento dove qualcuno si è sostituito alla mia persona nel farmi citare a giudizio davanti a qualcun altro ora. Questo qua è un reato grave. È articolo 494, codice penale della vostra legge italiana, sostituzione di persona. È eh, omissione in atti d'ufficio, sempre nella legge italiana un reato. È da, da parte di un giudice, nonostante siano state depositate in un presunto procedimento documenti alla mano inconfutabili con tanto di timbri dei ministeri e di tutti gli enti eh, di competenza hanno fatto dei procedimenti di giudizio dove tu non puoi citare a giudizio un qualcuno che non può essere rappresentato perché non ha la preparazione tecnica anche se ci fosse un, un avvocato nominato d'ufficio che non è preparato e io lo recuso perché non ha la preparazione mia tu non puoi andare avanti non puoi neanche iniziare un procedimento e lì ti faccio un esempio ho oh, in maniera molto ecco lì sono stato diplomatico mi sono presentato davanti avevo la Digos che già sapeva perché si organizzano con la Digos con me io mi sono presentato, ho fatto il mio papiro, l'ho portato al giudice, ho detto giudice: mi scusi, lei prima di iniziare un procedimento ha confutato i, i documenti agli atti. Questo lei non può parlare, chi l'ha detto che non posso parlare? Articolo 6, dichiarazione dei diritti umani, ratificata in legge italiana 881 del 1977, 848 del 1955. Io posso parlare come? E lei mi deve dare il diritto alla parola perché, come persona, lei mi deve riconoscere davanti alla legge internazionale e nazionale. Questa è andata avanti, ha andato avanti riconoscendo un avvocato che è stato recusato davanti a testimoni per sostituzione di persone e ha fatto un procedimento penale nei miei confronti che era presunta interruzione di pubblici servizi, cosa che non è vera assolutamente, o altre robe che non so neanche di che cos'era il procedimento. Sta di fatto che dopo che ho iniziato a far presente al giudice che stava violando la legge e che potevo anche non solo arrestarlo in base alla legge italiana per violazione di reato, poteva anche chiedere l'intervento di un magistrato d'ufficio in una situazione di in tribunale a livello penale, è andata avanti. Eh, no, gli ho detto, adesso mi scusi, io mi sono comportato bene, mi sono presentato qua come persona umana, quindi con una maschera giuridica. Lei mi deve riconoscere in legge e non lo fa, eh, ma lei non deve urlare, mi scusi, lei è a 5 metri di distanza, caro giudice, se io non urlo lei non mi sente e poi... Lei ha confutato i documenti agli atti perché lei non può procedere, è in difetto assoluto di giurisdizione. Mi può citare a giudizio un tribunale terzo. Sapete cosa ha fatto il giudice? Ha fatto una presa coattiva per tirarmi fuori dal tribunale. Ma scusa, ma se tu hai un procedimento nei confronti di un carne e ossa umana, essere umano, e sono lì davanti a te con un mio titolo ben preciso, tu non puoi mandarmi via. E se lo fai, se è in difetto assoluto di è come se reato. Bene, quel, quel giudice ha provato a, da, a da dire a me... L'ammonisco, io ammonisco te, giudice. Tu non ti devi permettere di violare i miei diritti umani perché, se mi vuoi citare giudice, quindi io mi sono dato da fare anche a livello di tribunali e i tribunali lo sanno. Quindi, attenzione, io conosco le leggi. Nazionali, internazionali, non sono cittadini italiani tu mi devi riconoscere come tale. Dopodiché ne ne parliamo. Mi vuoi citare a giudizio? Bene, davanti a un tribunale dove io ti do consenso: un internazionale, un altro in Norimberga, uno svizzero, uno in Australia, dove ho vuoi. Capito, ma non tu, capito. non so se mi sono spiegato. Quindi io ho avuto a che fare con tanti tribunali, Vercelli due volte, ho avuto giudici, li ho avuti tutti, anche per difendere i ragazzi. Per me è una cosa normale. Ma di che cosa devo avere? No, no, Dobbiamo va bene, andare... ma io volevo capire, volevo capire il, il problema: cioè, il problema è che loro usano la legge italiana e non, non, non conoscono la legge internazionale no, no, no. o della mirata, ammiraglia... Fabrizio. Loro, loro sanno, sanno che ci sono le leggi italiane, ma non le applicano per quelli che non sono cittadini italiani. È questo il problema. La legge c'è, ma non la applicano. Allora io la faccio valere. È quello il concetto. Io lo Stato italico lo riconosco quello vero, non quello finto. Io non riconosco un ente come McDonald's o Coca Cola che è registrato con la Camera di Commercio o come multinazionale alla Security Exchange Commission in, eh, in, negli Stati Uniti. Io non lo riconosco, io non ho, non ho a che fare con la Tim la Telecom, con la Vodafone. Io ti nego a trattarmi dei miei dati e non mi rompere i coglioni. Io riconosco il vero Stato, quello dove io ho fatto il militare, come ho fatto come tanti miei ragazzi della mia classe. ho mi sono sfatto il culo, ho rischiato anche la vita come molti rischiavano e mi confido nello stato italico sovrano. Ma non ti permetto di tradirmi. Se tu hai tradito me, come molti miei coetanei cittadini, io mi sono svegliato. Gli altri se lo vogliono capire bene, se non vogliono rimanere schiavi e eh, traditi, che se lo tengano così mi... libero di scegliere la tua vita. Io no. Io non accetto l'ingiustizia, soprattutto il tradimento. ora Anzi, scusate, non voglio, mi dispiace interrompere, eh, ho visto purtroppo per me si è fatto molto tardi. No, devo... buonanotte. Però avremo altre, altre occasioni. Grazie, saluto tutti quanti, anche quelli che... Scusate se ho preso troppo spazio. Grazie, grazie ancora. Glauco, non hai preso spazio, sono io che te l'ho concesso. Ma ti voglio eh, bene. Eh, vi ringrazio di avermi concesso <ride> spazio. Sto scherzando. Che... Comunque, la mia battuta è in consenso. Ti voglio un gran bene, anche se siamo in disaccordo. No, non siamo per niente. In non disaccordo. siete tanto in disaccordo. Va bene, ci sta. Non siamo ben niente in disaccordo, dobbiamo solamente eh, fare eh, dei successivi passi che salvaguardino i risparmi degli italiani arrivederci, buonanotte a tutti un grazie, abbraccio c'è qualcun altro che io sono pronto qua. sì c'è qualche altra domanda che qualcuno vuole fare potete scrivermela ah, sì, okay. a Agirotto Giovanni domanda perché non viene fatto allora dice domanda perché non viene fatto alla Corte del Crimine per finanziare la denuncia... la denuncia per truffa all'Italia per il debito pubblico c'è la corte penale a New York, volendo c'è, mi posso muovere, io purtroppo sono da solo, ho due mani, una testa e cinque computer, okay. più di quello non posso fare, quando poi qualcuno mi aiuterà a sostenermi, anche per tutte le operazioni che devo fare, già stasera dalle 9 alle 11 di sera sono qua, ho la casa, famiglia tutto, e tutto, nonostante una giornata dura sono qui a fare comunque un botta risposta che sarà penso l'unica in questo momento. Eh, e poi darò il consenso a divulgare ovunque, eh, però poi anch'io, ai miei tempi, voglio godermi la mia vita con i, con i miei cari, i miei figli, mia moglie, e altro non ho da dire. So che sicuramente c'è da andare a fare un sacco di lavoro, ma non solo alla Corte Penale di Giustizia, ma ce n'è un sacco di altre corti internazionali alternative. Quindi iniziamo a ratificare al nostro interno, cittadini e non cittadini italiani, il pagamento del pubblico che è fatto. Dopodiché. Se nessuno lo va a confutare, nessuno dice niente, si se inizia senso è pagato, cioè non si scappa. E dopo lo faremo lì valere. tempo, il tempo, 28 agosto, 28 settembre, facciamo fine settembre, ancora 4-5 giorni. Dai, 6 giorni, una settimana attendiamo. Ok, dai, va bene. E allora ci risentiamo fra una settimana? No, non lo so. Siamo... <ride> che cosa andare a lavorare? Che eh, anche no, ma penso che Anch io tu... devo fare un prodotto interno lordo. Eh? Eh, ma esatto, ma tu come, quindi fai un lavoro normale? Io sono un computerista, faccio sistemista, faccio il mio lavoro, però vado okay. anche nell'orto a lavorare. Faccio anche Faleniamo. Ho fatto di tutto. Cioè, okay. come, come si dice, siccome ho mezzo sangue veneto, no? come dicono i Veneti, faso tutto mi mm -hmm. va bene. Allora, un altro? Qualche altra domanda? Sai cosa è... mi piacerebbe Chiedo aprire che il, che microfono. Microfono. Esatto, il microfono? Facessero con microfono? Esatto, il microfono e fate mi chi è che c'è? Girotto è andato, no, c'è ancora. E Girotto non c'è il microfono, quindi vuol dire che non ha configurato il microfono sul computer. Girotto allora, qualche un altro e non ce l'ha. Ah, okay. Va bene, Va. direi che se non ci sono domande, io vado a Nanna. Va bene, io vado a, vediamo, non ha microfono esatto. Va bene, io comunque ti ringrazio per il tempo uh, che hai dedicato non solo a me ma a, a tutti quanti quello che stai facendo penso che sia molto importante anche se non comprendo tutto al 100% Vabbè, però io sto facendo il mio percorso ognuno fa il suo e, e penso che quello che stai facendo, quindi rimozione di dati falsi eh, dare i dati corretti, eh, è, è un grande lavoro. È molto, molto interessante. Quindi penso che sia una cosa molto di valore. e Penso che tutte le persone che hanno speso due ore questa sera qui, eh, penso ti ringrazino tutti. Due quindi... ore, non me ne sono neanche accorto. <ride> ah, eh, dice che è in Africa, questa persona qua. No, va bene, dai. questo Girotto che ha fatto la, la domanda. Prima. Ah, va bene, va bene. Ok, ci cioè, sono persone che conosco da Genova, persone da Milano e Roma, ovviamente, come Glauco. Va bene, quindi niente. Noi metteremo in internet e ti metterò il link se vuoi divulgarlo per far ascoltare questo. Ovviamente tu metterai la tua registrazione sul tuo canale web. Va bene. Giusto. Altro bene. che vi posso dire? Io vado a nana sono stanco anch'io. No, no, va bene. Lo, lo quello, que quello che voglio, voglio dare come messaggio finale è che io il mio gesto storico, per alto scopo umanitario, in verità onore, l'ho fatto. È lì disponibile a esperti di un certo calibro senza pregiudizio perché chi è pregiudizio non certo. può fare confutare nulla chi è senza pregiudizio ce l'avrà disponibile davanti a tribunali popolari fatti da esseri umani per esseri umani allora io sono disponibile a far vedere qualsiasi cosa a mettere in la carta davanti con tutta una serie di garanzie tra le cui la prima garanzia è tutelare i nativi italici la popolazione da tutte queste corruzioni e collusioni quindi altro non ho da dire perché questo è lo scopo salvare la gente sono stufo, lasciami la chiusura di certo. vedere bambini ammazzati dai vaccini eh, anziani ammazzati dal fatto che non riescono a sopravvivere a fine mese. Sono stufo, non voglio più vedere gente che non riesce più ad andare a lavorare dicendo che il prodotto interno loro non ce la fa perché pagano l'80% di tasse, ma potrebbe andare bene anche il 5-10%, il, il 15% come fanno in altri e mantieni viva una situazione perfetta come dovrebbe essere in uno Stato civile. Allora sì ci sta la cittadinanza, ma quando è l'85% non ci sta più. Ci vogliono queste cose, aiutare la gente, dare... E questo perché l'ho vissuto anche in prima persona, in primis da me, in carne e ossa. L'acqua gratis, risorse energetiche gratis, le tasse, già pagate a monte, ok? E aiutare la gente. Altro che reddito di cittadinanza. Sì, ci sta, ma con sistemi alternativi, aiutare veramente la gente, non solo con bla 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 80 euro. Chi era che a Renzi diceva 80 euro, quell'altro diceva no, con fatti veri, con banche reali, sovrane, banche sovrane, che hanno eh, uno scopo umanitario nella tutela vera dell'essere umano. Allora sì, torneremo in una era nuova e saremo in una, e già ci stiamo entrando di consapevolezza e di verità nel rispetto della vita. Questo bisogna fare. Ora, se io come essere umano devo mettermi una maschera, entrare nel sistema e andare in politica, sarò disposto a fare anche questo pur di aiutare la mia popolazione, i miei compaesani. Poi, se sono anche inconsapevoli, li aiuterò a formarsi, cambiare il sistema delle scuole, cambiare i sistemi di studio, cambiare lo studio, la tecnologia, la storia, la geologia, tutto, la geografia. C'è da cambiare tutto. Tutte menzogne abbiamo ad oggi. Un sacco. C'è da cambiare tutto. Dalla scuola al sistema civico, al sistema del controllo delle, delle popolazioni, delle immigrazioni, tutto, ma in verità onore, come fanno in altri paesi civilizzati, dove addirittura paghi il 10-15% di tasse, tutto funziona regolarmente, è tutto perfetto e pulito, non ci sono corruzioni e collusioni, non ci sono altri tradimenti nei confronti dello Stato che rappresenta quello che è il consenso dei cittadini e del popolo. E qui parliamo di poveri cittadini, non di popolazione di nativi. Ok, questo è il discorso. Quindi, se io devo fare una cosa, la faccio anche. Non ha importanza, prenderò la maschera giuridica che occorre. In questo momento, ho preso solo quella di un diplomatico di, un, di uno stato patronimico mio per tutelare me e i miei cari. Dopodiché si vedrà se molti altri ragazzi l'hanno già fatto, lo stanno facendo. Hanno creato tanti microstati all'interno della penisola. Stiamo diventando in tanti. Quindi, prima o poi il territorio sarà sfaccettato. Quindi, noi siamo senza armi, non facciamo male a nessuno. Quindi, qua il problema è chi ha le armi e chi non le ha. Quindi, o eliminiamo completamente le armi, oppure chi ha le armi deve essere veramente senza pregiudizio nell'utilizzarle. Ma le armi, a prescindere, è male, non è bene, certo. non è amore. Quindi, ci vuole amore. Bisogna fare le cose con amore e nel rispetto alla vita. Altro modo da dire è ovvio che starei ore e ore e ore, vi parlerei di tutto. Di sicuro, quello che vi posso dire è che io, da quando ho scoperto la verità, a me non mi schioda più nessuno. Cioè, la verità verrà divulgata. Poi, ci sono quelli che non ci credono. Va bene, fai la tua vita. Continua a vedere la televisione, i telegiornali. Stai seduto nel divano, attaccati col culo. Vuoi dormire? Dormi. Io sono sveglio. Se cioè, tu vuoi dormire, dormi. A me dispiace dirtelo, però è così. Quindi, come diceva qualcuno, sveglia, bambini. Se vi volete svegliare, bene, se no. Ok, quindi quello che chiediamo a tutti gli ascoltatori che stanno vedendo questa, questo video, magari in versione registrata, non in diretta, è di condividere questo video, farlo conoscere il più possibile da tutte le parti, e in maniera che così magari i politici o chi ha potere o i, i giudici e, e via dicendo anche loro si svegliano e cominciano a fare delle azioni. Posso dirti una cosa? Ci sono, ma hanno paura? Eh, perché magari sono pochi. Ci vuole la popolazione, ci vuole la popolazione che si sveglia, perché i politici sono già là, eletti da qualcuno, ma io ne ho conosciuto qualcuno in onore. E poi, boh, sparito nel nulla. Ma neanche a livello politico italiano, a livello europeo. Non faccio il nome perché non mi piace. Okay. Sparito nel nulla. Ma come? Tu che dovresti tutelare? Spari. Pensi di fare qualcosa? Ti è stato anche dato. Qualcosa da confutare, non ho detto che devi prendere per vero quello che ti sta dicendo, ma da confutare, Verifica, Faridene... certo. verificalo, di... di che non è vero e io me ne vado via. Come quando io sono andato la prima volta nel comune di Casale Monferrato a far applicare la legge e ditemi che non è vero, io me ne vado. No, e allora io insisto, applica la legge. Ecco, la stessa cosa fanno questi. Probabilmente non so, saranno interessi, non so, forse prendono gli stipendi 20, 30, 40 mila euro al mese. Non lo so cosa prendono, non so che cosa succede dopo che entrano là. Sta di fatto che si trasformano tutti. no? Vedete Di Maio, vedete i 5 Stelle. Prima dicono non vaccinate, poi dicono vaccinate. Ma che cazzo sta dicendo? Quell'altro, non fate entrare, poi fate entrare gli immigrati. Parlo di quelli clandestini che non si fanno riconoscere, che magari arrivano da carcere o hanno fatto qualcosa di male. Vabbè, mi dispiace perché si possono recuperare, però c'è un sacco di cose da fare. Quindi, certo. qua bisogna aiutare la popolazione. Questo è il concetto. No, no, non c'è molto da dire, però è che se io ci sto qua, continuo a darvi date e informazioni, non mi fermo più. Io vi chiedo solo di starmi dietro. Ufficio Operativo Essere Umani Canale YouTube, guardatevi tutti i video c'è un ufficio operativo Facebook, c'è un numero di cellulare e una mia email. Abbiamo già tre ufficietti, ci stiamo muovendo. Ci sono altri uffici anche in altre realtà, anche di altri indipendentisti, siamo in tanti. L'autodeterminazione è una legge internazionale deve essere riconosciuta perché l'hanno ratificata e firmata, quindi l'autodeterminazione è un vostro diritto e nessuno lo deve levare. Chiaro. Come il potere di scelta anche, certo. Fantastico. Non vuoi scegliere me? Vai da un'altra parte. Io non posso obbligare uno a fare l'autodeterminazione se non la vuole fare. Vuoi rimanere cittadino? Certo. Rimani, paghi l'80% di tasse. Vuoi uscire? Bene, ti autodetermini, recusi la cittadinanza italiana in legge perché è previsto e non paghi più le tasse. Ti sei salvato la vita, sì o no? Magari prima pensavi di, che ne so, di fare un, un gesto eh, strano come. Certo e magari dopo non lo fai più hai salvato un essere umano e questo certo. a me dà una grande gratitudine ma infatti questo qua è veramente lo scopo umanitario tuo e ah, cioè, eh, ovviamente non ho altro da dire esatto. Poi, tutto il resto non me ne frega niente eh, ti dico io sono tre mesi che sono senza acqua a casa ah eh, non te l'hanno sì. più data? No, l'hanno levata violando la legge. Nonostante ho fatto quattro arresti in base alla legge, articolo 383, vostro codice, codice procedura penale della vostra legge italiana. Di quattro operatori che, violando le leggi italiane e internazionali, hanno staccato la legge fu l'acqua fuori di casa, che per legge mi spetterebbero 50 litri. Beh, io con la mia famiglia siamo senza acqua, grazie alla chiamiamola. Associazione delincuale del sindaco del, del comune di Camagna Monferrato, il quale adesso è appena pronto, gli mando tutte le denunce, eccetera. Beh, io vado avanti con le taniche, in onore certo. vado avanti con le taniche a casa mia. Sapete cosa è successo? E io ringrazio un ragazzo, si chiama Salvatore di nome, guardate anche che strano, <ride> okay. mi, ha, mi ha portato a casa una... Si chiama, eh, La quelle, cisterna. No, quelle elettrovalvole che pescano dalla cisterna dell'acqua e te le mettono nell'impianto, non mi ricordo più com come si chiama. Uh, vabbè, vabbè. l'autoclave, La scusami, e me l'ha messa. Devo ringraziare, Salvatore. Grazie, non me l'aspettavo del tuo gesto. È una cosa che rimarrà nei miei ricordi in questa vita per sempre. Sono a tua disposizione come sempre. Mi è arrivato domenica senza dirmi niente. Ho detto, andremo a un regalo per te. Mi è venuto a casa mi ha installato questa cosa qua. Non so cosa sarà, 100, 200 euro, mi è bastato il gesto. Certo. Vuol dire che c'è gente ancora in onore. Io ti ringrazio perché io con quella poca acqua che riesco a fare mi lavo, magari riesco a farmi la barba tutti i giorni, però riesco ad aiutare anche gli altri. Ecco, questo è quello che voglio. Poi finirò di sistemare casa, metterò il frutteto a posto, venite, vi do la frutta gratis, non mi interessa, non mi riguarda, farò il progetto delle api per salvaguardare le api e il miele, il miele sarà gratis per tutti. Cioè, Questo deve essere lo scambio come nelle comunità. Questo dovevamo ritornare con i, i nostri valori, come i nostri nonni e bisnonni, i nostri avi italici sovrani, nel nostro territorio. Era così e così va gestito in onore, senza intermediari che ci devono portare via tutta la vita per pagare delle tasse. Gente che gli arriva delle tasse a pagare, che neanche in 3-4 vite le avrebbe pagate. Viene da me e dice: Andrea, le pago perché facciamone. E grazie, detto, grazie, mi dicevano Andrea, grazie. Io quel grazie mi riempio il cuore perché ho certo. salvato una vita. Questo è lo certo. scopo. Non certo, che adesso sono sotto il mirino di tutti, tra virgolette, o per essere criticato. Per A me non me ne frega niente. Io ho fatto il mio gesto storico, umanitario, con tanto amore. Poi ognuno faccia quello che vuole. Ti vuoi certo, buttare nella... la tua integrità, certo. Basta. Vuoi bu... Io ti dico: guarda, che se vai sul tetto rischi di cadere, ti suggerisco di non salire bene, ma se tu ci sale e cadi, io ti ho suggerito, non ti ho consigliato e ti ho detto quello che ti devo dire. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole in questa vita. E certo ovvio, non devi danneggiare gli altri, devi rispettare certo. gli altri esseri umani, perché quando non lo rispetti, allora in me trovi non più un amico ma un nemico. E questo purtroppo è la regola degli yin e yang, insomma, del positivo o negativo. Okay. Sta di fatto che rimango equilibrato in onore il più possibile. Tutto qua. Però, okay. grazie a tutti i ragazzi che mi conoscono, che mi sostengono con tanto amore Oggi lo voglio dedicare a Salvatore, che Salvatore, di nome e di fatto, mi ha aiutato a casa e io non me lo sarei mai aspettato. Sono rimasto a bocca aperta. Poi, le taniche mi sono già arrivate. Eh, sai quelle tanichette da mille litri metti dentro, buffo. devo andare avanti e indietro con le taniche a mano oppure con un camioncino metterò l'acqua. Ma sta di fatto che l'acqua è un diritto. Ma io non mollo, io potrei tranquillamente riattaccare. No, no, è un concetto, è un, concetto, un principio. Che tu... Io potrei andare là a firmare un contratto e rimanere schiavo di un contratto nonostante hanno violato la legge su di me. È un principio. No, io andrò avanti e andrò avanti con le denunce, eccetera. E qualcuno sarà responsabile illimitatamente dei gesti che hanno fatto nei miei confronti. Dall'acquedotto che dovrebbe essere un ente morale. Ricordatevi questa parola a tutti quei sottoposti che hanno fatto azioni su di me, ma ovviamente l'hanno fatta perché sanno chi sono io. Vabbè. Ma questo è un altro discorso. Vi voglio bene, seguitemi, sostenetemi, aiutatemi. Date. Non voglio soldi, voglio gli strumenti. Mi servono gli strumenti per formare la gente. Mi serve un. Un camper per andare in giro e fare formazioni. Mi serve del gasolio e della benzina. Mi servono degli alveari per dare da mangiare i miele gratis a tutte e salvaguardare le api perché se muoiono le api siamo morti tutti. Mi servono degli strumenti per fare i frutteti, mi servono per fare gli orti, mi serve dare delle soluzioni alternative e mi servono gli strumenti per fare il bruciatore che vi ho già fatto vedere nel canale YouTube che è un'alternativa bruciando l'umido e facendolo diventare eh, una, come dire, un bruciatore. Combustibile. combustibile a doppia combustione con idrogeno naturale, economicissimo e puoi fare acqua calda, acqua fredda, energia con un motore tipo sterling o roba del genere stiamo sviluppando quello, mi servono gli strumenti mi servono i tecnici, mi servono i fisici mi servono, mi servono tutte queste cose ma per questo ho bisogno o di imprenditori aiuteremo gli imprenditori e loro aiuteranno noi, uno scambio a me dell'euro, che tra un po' non vale più un cavolo un cazzo, scusate il termine, un euro con più chilo di pane, tra un po' ce ne vorranno 10 non mi serve quello col copyright a me servono le cose per aiutare la gente, il mangiare, il vestire, le cose essenziali, minimali, minimi, che in maniera umile e dignitosa fai la tua vita e aiuti gli altri. Questo, non voglio, non mi interessa il resto. Poi c'è qualcuno puttadito, vaffanculo, non mi interessa, fate quello che volete. Va bene, dai, ti auguriamo tutti che, che, che tutti insieme ce la facciamo e miglioriamo la, la condizione di tutti gli esseri umani di questo pianeta, ovviamente. Per adesso... Adesso sto stanco, tanto... voglio andare a dormire, ragazzi. Buonanotte. Esatto. I abbiamo... giorni passano sono quasi le undici e mezza. Io vado a dormire come le galline di solito, appena buio. Perfetto, un abbraccio dai. a tutti, che poi domani è una giornata dura. Grazie, grazie, grazie per il tuo tempo e buonanotte. grazie per quello che stai facendo per tutti. Grazie, grazie. grazie. Buonanotte a tutti. Un abbraccio.